Ciao gente, buonasera, buonasera gente. Mi sentite, chat? Vi chiedo se mi sentite perché sto avendo... Eccoci qua, oh, sì, penso di sì, perché se rispondete il mio buonasera con buonasera, penso che qualcosa si senta. Ora, io ho il terrore di cambiare scena, non tanto per quello che vi mostro, ma perché ho il terrore che di là non sappiano che io sia smutato e Edo faccia quelle cose che Edo fa. Che peraltro sta trovando grande sostegno, Edo, anche da Pardo. Cioè, sta proprio succedendo il peggio di quello che potesse accadere. Cioè, sta contagiando le persone che io reputavo sane, sostanzialmente. Comunque sì, amici miei, aspetta che mi prendo il controllo del mouse, signor Enrico. Buonasera. E oddio, ho distrutto la soundtrack. Ma che ho fatto? Ho fatto un casino devastante, inevitabilmente. Sto signori, sei sentito, Edo? Cioè, l'ultima parola è stata coglione. Cioè, oh, oddio, sai, sei minuti e venti. E poi il minimo di pre-live. Devi vedere a tempo che partano le notifiche e tutte quelle cose. Va bene, signori, buonasera. Benvenuti al primo. Vabbè, ma basta. Quel lato si sta. Mi devi dare 4.000 euro perché ho fatto la storia. Ma stai zitto, tu non puoi parlare, poi non te l'ho chiesta. Beh, grazie ovviamente, ma non c'era bisogno. Comunque, allora amici, 4.000 euro. Dio buono. Vabbè. Buonasera ragazzi, buonasera, benvenuti al primo episodio del Poliquid Show a tema Pokémon, che tanto vi dovevo e che dopo solo 7 mesi ho portato. Stai zitto, Dio Cristo. Sono arrivato appunto a farvi. Sarà un Poliquid Show, per chi non avesse mai visto, non avesse mai visto questo format, è un quiz sostanzialmente di vari livelli su vari giochi. In questo caso il che tema principale di questo episodio sono i cazzo di Pokémons. Io ci tengo, prima di iniziare, a fare solo una premessa. Non c'è la Kaizo, pardon, no, sei stato invitato perché non c'è la Kaizo. Se non fosse stata la Kaizo non ti invitavo. Scusa, che discorso. Eccoci qua. In realtà è un po' come quei TikTok che sopra c'è una cosa, sotto c'è l'altra, e l'altra sotto sta dando un gameplay della Kaizo base con Subway Surfer ancora più sotto. Esatto. Bello, sì, quei layer infiniti. Esatto. Io l'unica cosa che ci tengo a dire è ringraziare chi ha sostenuto questo progetto, perché sebbene io stia facendo la serie principale del Poliquid Show... Hai rotto cazzo! Mi dai il tuo lavoro, bei coglioni! Mamma mia! Un minuto! Ieri sono entrato in live un minuto. No ragazzi, perché ci sono le chiavi regalo dimezzate, però io non posso fatturare perché sono un coglione. Ma vattene a fare il culo, lo sai benissimo che se dici così, porca troia, cominciano a regalarti il finimondo. Sei un coglione, sei un buffone, sei un clown. Basta, fine. Va bene, ha finito, questo è il momento, è l'introduzione ragazzi, niente di troppo strano, è già successo in un altro episodio, sapevo cosa davi incontro invitando di nuovo Edo. Da gennaio che parlate sempre di Sapa, avete rotto i coglioni, Dio. È un altro discorso che affronteremo in un Poliquiz ban, che cazzo ne so. Comunque sia, vabbè sì, ci faremo bannare sparando tutte le cose che non abbiamo mai potuto dire in stream, questa è un'invenzione mia. Dai, finisci. Dicevo, dai. L'unica cosa è che questo episodio avevo messo un sub goal appunto a febbraio ed è stato colmato il sub goal, quindi questo episodio è stato principalmente finanziato da chi mi segue. Vi ringrazio perché è stato finanziato anche, forse non lo sanno neanche i giocatori, anche l'episodio 2, ancora prima di vedere. Questa sembra un alert mio, peraltro. Sostanzialmente è già stato finanziato l'episodio 2, ancora prima di vedere l'1. Quindi grazie per la fiducia e grazie a tutti quelli che hanno sostenuto questo progetto tramite gli abbonamenti, perché è stato fatto solo grazie a questo. Basta, non dovevo fare altre premesse. Se siete su YouTube, buona fortuna, buona visione. Le pubblicità sono ridotte al minimo sia su YouTube che su Twitch, per farlo godere a chiunque, anche non è abbonati, ovvero le community delle persone che ho invitato. E io inizierei, anche se non serve un cazzo, a presentare i concorrenti. Ovviamente non ringrazierò Sub, Alert e altro durante l'episodio per evitare di stare qui 5 ore. Partiamo subito rivelando quelli che sono i concorrenti. Devo farlo io perché ho fatto un piccolo errore con le cam poco fa, ma niente di troppo strano. Questo chi è? Questa è una bella domanda. Facciamo vedere. Questo era Pardo, quindi vuol dire che questo è Creepy. Perfetto. Scusate. Vi rivelo i concorrenti, ma non serve un cazzo, quelli che non mi sono a schermo. Andava invitato perché è quotato 10 a 1 che vinca lui, anche se io ci ho provato a metterle in discussione in qualche modo. Cioè, ho provato a cercare easter egg in giro per l'internet che magari non conosce, però lui fa un fottuto short al giorno su cose porca puttana che neanche quelli in Game Freak conoscono, e quindi credo che sarà difficile metterlo in difficoltà. Conosciuto da un anno a questa parte grazie alla Kaizo Iron Man, vincitore dell'ultima pill, almeno l'abbiamo citata anche in questo episodio, è proprio lui, mio fratello, signor Gio Creepy. Buonasera.
Comunque sono 3 shorts a settimana. 3 short a settimana. Questo. Vabbè, non sono, potrei non essere così OP e non so niente dell'anime Pokémon. 3 short a settimana, sono 150 short, zii, sono 150 curiosità. Io ne ho tirate fuori 6 per questo episodio, quindi. DLC nell'anime. Beh, ma alcune, alcune sono fake, cioè. Ah, vabbè, queste sono degli insider. Alcune che sono false. Alcune solo ai fini di fare un titolo e una miniatura a chiappa, certo. Visual. Lo sai come funziona, no? È così. Certo, sì, la mia vita si basa su quello. C'è ancora gente, certo, che pensa che la pill sia bravura o comunque casualità, no, quando non c'è una manipolazione. Frate, Nintendo deve imparare da questo Pokédex. Ci mancherebbe altro. passiamo al secondo invitato. Io non ci ho mai avuto modo di collaborare. Io tutte le volte che sentivo parlare di Pardini era solamente perché... in un modo o nell'altro ci stavamo odiando e nemmeno lo sapevamo nemmeno noi. Cioè c'era qualcuno che mi ha detto: hai sentito cosa ha detto Pardo? Hai sentito cosa ha detto Poli? Io neanche lo sapevo. L'ho invitato a ogni pill, ma giustamente a differenza di tutti gli invitati ha un intelletto utile per capire che questa challenge è una merda. E quindi si è distaccato, ha detto: no, io faccio solo le cose belle. Poi parleremone. Signor, signore e signori, il signor Francesco Pardini. Buonasera, buonasera. Partite, dopo una presentazione sì, sto sul culo a tutti. Vabbè, ma è giusto. No, no, ma è giusto. Era proprio l'intenzione, visto che sei venuto a casa mia, poi magari un giorno verrò a casa tua. Tanto già mi odiano quelli che giocano Pokémon, perché dubbiamente non distruggo. Buonasera, buonasera, buonasera. Grazie. Anche il Pardo, ragazzi, il Pardo in realtà, vabbè, a parte Creepy, che vabbè, purtroppo conosce i Pokémon per tutto, cioè lore, il pile del culo. Anche Pardo è dato molto nei sondaggi, però... valgono un cazzo i sondaggi di miei, sono quelli che giocano alla Kaizo, quindi cosa cazzo. Ah, sono sondaggi veri oppure sono sondaggi teorici? Abbiamo comprato i follower da Riccardo Rosario. Però bello, bravo. Andiamo a a rivelarvi l'ultimo. Vabbè, si è sentito nel pre-live, già invitato un po' alle quiz show, palesemente bug abuser, la persona che meno conosce di Pokémon e non si sa perché è arrivato quarto comunque la pill. Forse perché è stata allungata qualche mazzetta ai ragazzi della Matrix, qualcosa sarà successo. È proprio lui il motivo per cui da un anno a sta parte io sono pieno di poli ovunque, ovvero il Massè. Ma non serviva questa cosa, Edo. C'era bisogno. Sono poli. Pensa che noi vedevamo tutto e io sapevo da 5 minuti che l'avrebbe fatto. Io vi ho di là, quindi non vi vedo io. Adesso vi guarderò in faccia. Allora, intanto ci tengo a ringraziarti per l'invito e soprattutto sei in debito con me di all'incirca 50.000 euro perché il tuo canale ormai sono tutte mie alerts. Dalla prima all'ultima. È abbastanza probabile, questa cosa è piuttosto vera. Eccoci qua. Quindi almeno un riconoscimento pecuniario lo desidererei. Guarda cosa ti faccio. Guarda che bellezza, eh. Che bellezza partecipa. Questa vale molto di più del denaro. Allora, amici, non vorrei farvi perdere tempo, anche perché durerà appunto qualche oretta, un paio d'ore, 10-11 ore. E vi farei subito vedere il primo round. Che cazzo dici? Ma stai tranquillo, entro domani puoi andare a giocare a FIFA. Riveliamo subito il primo round, che è un classico di tutti i Poli Quiz Show. È sempre quello, perché è l'aperitivo perfetto per cominciare a giocare. Allora, sostanzialmente questo round si suddivide in... è un gioco che esiste in America, si chiama... Gioco? Che gioco è? Si chiama Geopardino. Io morirò tra un paio di minuti. Io mi Geopardino. È inevitabile, io mi devo uccidere per forza. È l'unico modo per legarmi questa malattia e questa maledizione. Allora, a turno, partendo da Creepy, solamente perché è il primo, perché non ci sono. Cioè, siete tutti alla pari, dovrete scegliere una categoria e un livello di questa categoria. L'interno di queste categorie sono divisi a livello di difficoltà, quindi 100 è la più facile, 500 è la più difficile, e sono, ribadisco, divisi appunto su 5 categorie. Voi ne sceglierete una, se fate giusto prendete il punteggio corrispondente della domanda, 100, 100 punti, 200, 200 punti, se sbagliate ne perdete solo la metà. E sì, si può andare in negativo, quindi okay. Sparare un 500 vi fa andare a meno 250 fin da subito se sbagliate. Le categorie sono 5, ve le esplico al volo, ma credo siano autoesplicative. I Pokémon, cioè risposte sono solo Pokémon. Se la risposta è un Pokémon. Sono risposte. Ok. Esatto. Mosse, la risposta è solo. Vabbè. Le mosse sono solo mosse, cioè solo mosse dei Pokémon. Curiosità, qualsiasi curiosità. Vabbè, guarda, creepy. Qualsiasi curiosità presente nel mondo Pokémon. Ok. E abbiamo preso varie cose. La risposta in questo caso non è necessariamente una parola, potrebbe essere una frase o comunque il titolo di quella curiosità. Item.
sono item utilizzabili e holdabili, quindi la risposta è per forza di cose uno strumento, non però quelli base, quindi non per esempio la bicicletta, quindi non solo quelli holdabili o utilizzabili in battaglia, non tipo, infine, l'amo? Tipo l'amo, no, l'amo no, è un base, è utilizzabile, quindi... va bene, hai trovato una falla, va bene, hai trovato una falla. Infine, personaggi X. Abbiamo deciso di mettere le Z come fanno i giovani. La risposta sono solamente... No, è nomi... una X, non è una Z. I Pokémon però abbiamo messo 3 Z. Però, personaggi X. Però, per cambiare, perché abbiamo fatto Pokémon e personaggi X. Vabbè. Le risposte sono solamente personaggi, ovvero possono essere allenatori, capi palestra, e personaggi della lore, tutto quello che volete. Io vi invito, a parte che c'è una bet in chat se volete bettare su chi sarà il vincitore, io vi invito a scegliere con cautela perché le domande non sono come pensate. Non è tipo, non lo so, la risposta è, cazzo ne so, Arcanine. Quanto può fuoco emana Arcanine sotto una luce? Non è così. Le domande sono di giochi di parole, un po' di enigmi. Lui flexa, okay. Va bene. E quindi, le carte. Facendone alcune, capirete carte. Un po' il mood delle domande, che è atipico, diciamo. Quindi, Crappo, apri le danze tu, scegliene una e... Ah, questa è una bella responsabilità. Allora, facciamo che tastiamo la situazione e ti vado su Pokémon 300. Pokémon 300, beh, minchia, livello non poco, non basso. Su metà. Quale canale andavano in onda i Digimon? Ma che c'entra? Per il culo. Ma che vuol dire? Noi non potete rispondere, deve rispondere Creepy. Io non lo so. Quale quiz show c'è piaciuto dappertutto? La mia domanda è su Digimon. È Digimon. Te, quando lui, se risponderà correttamente, gli daremo i punti, altrimenti no. Ma non erano i Pokémon le risposte? Sì, ma su che canale andavano in onda i Digimon? Ma se hai ragione, questo... C'è un canale, una rete, che... Questa forse, posso dirlo, forse è la più triste tra le 25, però andava inserita. Ma qua? Certo, questo è il round più... Su quale canale andavano in onda i Digimon? Una bella querela. Ma non ne ho la più pallida idea. Va bene. Perché deve essere un gioco di parole. Mi sto perdendo qualcosa. Io abbasso leggermente Crappo. Vai, abbassa. Prego, prego. Dove venivano trasmessi? Bravissimo. Io non l'ho mai guardati, quindi non so. Vabbè, informazione un po'... Creepy, non importa. Neanch'io li ho mai guardati. Sì, ma... Non sapere la sigla, però non ti garantisce dei punti, Pardo, purtroppo, quindi non mi sei... L'aiuto, magari... Non ho capito un ca... Quindi, Crappo, se ce l'hai, se no non importa, vai tranquillo, è lunga. Passo. Passa, purtroppo la risposta non è passo, mi insulterai fra pochi secondi, perché è Rai 2, che in inglese è... Oddio, Poli Quiz Show! Ragazzi, è tutto mamma così mia, oggi, ragazzi, eh? No, non è vero. Ma non che è... cos'è sta? Non ci sarei mai arrivato. Ah, ma cioè, tu hai fatto sta stronzata con i giochi di parole? Poli, non ci sarei mai arrivato. No, sì, fanculo, Poli. Questa è stata la mia più bella apertura di un episodio. Pardo! Vabbè, togli tranquillamente... Vabbè, almeno lasciamoglielo. Boh. Momentaneamente le grafiche non sono bellissime. Pardo! Ci Bello. Siamo. Dimmi tutto. Vai, scegli. Sì, da. Io voglio mosse 500. E vai, vai. Cosa c'è prima della prima? Che sei infame sei. Cosa c'è prima della prima? Ma te le posso dire anche in inglese? Sì. Vabbè, resta marcia, U-turn. Orco Dio, ho staccato le cuffie, non sento la risposta. Retromarcia, perché è prima della prima. Il cambio. Ma è una roba de macchine, eh? Ok. Vabbè, sì, beh, c'è anche quello, te guardi Formula 1, no, non ho... ma non ho la patente, quindi non ho vabbè, non ho mai la retromarcia è generale. Non ho mai il bottone? Tu non serve il bottone, te lo dico dopo quando serve il bottone, Pardo. Dio Cristo, quel bottone di merda. Ma mi garba pigia il bottone. Pigialo, si sentirà un din 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 in continuo in stream. Forse qualcuno t'ammazzerà dentro un fine settimana. Edo! Alzate il volume del Pardo, un attimo solo. Fixato. Vai, Edo.
Cosa vuol dire curiosità, Dio boia? Curiosità, cioè cose... Curiosità 200. Curiosità 200. Vediamo. Può essere colpito da un fulmine. Sì, scusa, che cosa... Può essere un colpo di fulmine, un colpo al cuore o un colpo coda. C'è una curiosità che, appunto, va a... Scusate, vado a togliere questo. Che va a... darti... Ci sono degli indizi, no, in questa domanda, quindi. Posso leggere con calma, grazie. Però... Questo è proprio un... Sì, proprio lo sapevi l'inizio di questa categoria, poteva chiamarsi lo sapevi, effettivamente. Ma è mancata l'occasione di chiamarla lo sapevi. Sarà per la prossima. Edo. Può essere un colpo di fulmine. Ciùm. Un colpo al cuore o un colpo coda. Anche imitato gli suoni, visto che bravo. Neanche gli altri due mi sembrano... Sono un po' stunnati. Forse Creepy hanno usato qualcosa. Parde proprio ha detto: io non voglio più giocare. Non ho risposto una, penso. Scusami, questa è l'unica cosa che mi viene è colpo. Colpo di fulmine. Colpo al cuore, colpo coda, è tutto un colpo. Colpo è una mossa, però non c'entra che le curiosità il colpo. No, direi di no. Quindi, Edo, ti do... Non lo so. È la differenza maschio e femmina tra Pikachu. Pikachu femmina ha una coda a forma di cuore. È vero, Pikachu maschio è vero. Invece ha la coda a forma di fulmine. Eppure una delle sue mosse allo stato blando è proprio colpo coda. Vabbè, meno 100, non è chissà che problema. Dai, tanti problemi. Crappo! Oh, questi enigmi però... Questo adesso è un enigma da 300, 500. Questo è l'aperitivo. Proviamo l'aperitivo. Personaggi 500. Vai. È l'aperitivo. La versione evoluta del cattivo di James Bond. Cazzata, sì. La versione evoluta bro, del cattivo di James Bond. Questa merda. Sembra di sì. Personaggi. La risposta la quindi è evoluta del... Per forza un personaggio. Cioè non può essere un Pokémon, capito? Per forza un personaggio, ovviamente. Sì. Quindi saranno migliaio. C'hai un 0.1 più o meno. Forse un po' da tirarlo a caso, dici c'ho 0.1, ci sta. Salute. È importante per questa domanda conoscere chi è il cattivo di James Bond, perché non l'ho mai visto. Diciamo che è importante avere una SNI. Cioè io non lo conoscevo, ma sapevo questa cosa, perché diciamo che è riconosciuto, ecco. Allora, la domanda è: cosa fa il cattivo di James Bond? È questo il punto. Allora, James Bond spara, fa un sacco di cose incredibili, e il cattivo suo quale potrebbe poi, essere? Poi, scusate, ma il cattivo non cambia in ogni film? Sì, però ovviamente, diciamo, canonico, no? Poi, a parte che ne rimane uno per molti, molti film, in realtà. Mm-hmm. No, fa una cosa, no? Proprio... Che poi... Fa una cosa molto specifica. Beh, estremamente specifica. Pardo, lo vedo molto... Qui ho però sul casco male perché dovrei conoscere il cattivo di James Bond. Però se è un cattivo, immagino che sia uno dei cattivi principali dei giochi. Non sono quelli di terza generazione, non vuole distruggere il mondo. Dai, ti dico... ma che cazzo... Dimmelo. Ma sì, Giovanni del Team Rocket. Ma mi prendi per il culo? Ma non l'ho capita. Ma mi prende per il culo? Ma allora, come? Ho pensato a tutti i cattivi Pokémon e non credo che in James Bond vogliano distruggere i mari, sovvertire la terra, annichilire l'universo. Il problema è, cioè, vabbè, non so come tu abbia fatto. È perché il cattivo di James Bond proprio è tipica l'immagine dove lui accarezza il gatto, che fa anche Giovanni. Ma pensa a te. Giovanni con Persia. No, il mio ragionamento è stato per che esclusione. Che culo di merda, sì, ma incredibile. Sì, sì. Ma vergognoso, è streak dalla pilla avanti. Vabbè, Pardo, vai. Io vado su oggetti 200. 200. A Santo Stefano mangi un sedicesimo del giorno prima. Sì. Facile, visto? Pardo, sto zitto, intanto sta... Questa era bella, questa 200. Era bella. Via, va bene, avanzi, culo un sedicesimo. Pokémon 200, bevedo. Scherzare sul suo peso è doppiamente, in maiuscolo, un colpo basso. Ok. Quello che devo dire, mentre Edo pensa, è che
abbiamo, e l'avevo già detto, un po' escluso le ultime gen. Abbiamo tenuto, diciamo, una forbice che va dalla prima alla sesta, più o meno. In alcuni round anche meno. In alcuni round anche meno. Però ve lo dirò di volta in volta. Io vi dico solo escludete gli ultimi giochi, perché come essendo il primo quiz volevamo un po' andare a giocare in casa utilizzando quelli che bene o male hanno. Scherzare sul suo peso è doppiamente un colpo basso. Ah, ok. Cosa vuol dire doppiamente? Ah! Quello lì ci arriva. Ah, che contento, ci sono arrivato anch'io. Ma che cazzo vuol dire? Esagero del coglione. Edo. C'è, vuol dire che c'è un... c'è una cosa, no? Non ne ho idea. Peso Snorlax, via. Io mi state, raga, mi state prendendo per il cazzo di culo. Cioè, non è possibile. Ma non potete. È così. Tutto. Dio, porco Dio. Cioè, scherzare sul suo peso. Io pensavo fosse un Pokémon che si sdoppia. Doppiamente. Allora, uno che... è doppiamente perché. Ma bisogna prendere in giro ovviamente le persone sovrappeso, ma soprattutto perché colpo basso è una per due, quindi doppiamente per due, e fa il massimo del danno perché è molto pesante, no? Che è molto pesante. Incredibile, cioè voi sparando a caso state mettendo di più di chi pensa. Veramente, io pensavo Creepy. Fosse veramente complicato. Vai, vai, crappo. Va bene. Testa bassa e via, abbassate lo sguardo. Riproviamo. Vammi su... personaggi 300, dai, che prima vediamo un personaggio 300. Bandiera ufficiale del Napoli. N. È facile, no? Sono molto semplici. Bello, già capire bello, il trick. Bello. 300 per Creep. Io non vi sto parlando di punti, vi sto lasciando giocare, poi inizierà la meccanica punti serve dopo. Bardo in calza. Pokémon 400. Eccoci qui. Come nel mondo reale, anche nei Pokémon le donne sono incazzate nere. Oh, Jinx. A parte che io... Pardon. La versione femminile di Hippodon, perché c'è questo rischio che si possa pronunciare in maniera sbagliata, è nera rispetto invece che il maschio, che è invece di colore marroncino giallo. Chiaro. Giallo, esatto. Però io, scusa, vorrei l'intervento del notaio, perché... Allora... sì, però... Io ho visto uno shorts di Creepy che diceva che Jinx prima... Ma non esiste questo shorts. Poco fa Creepy ha ammesso di creare dei contenuti clickbait di proposito. L'attendibilità quindi è caduta. Non esiste questo shorts. Questa è una versione del Polyquiz Show per la cancel culture. Allora no, ce l'è. Guarda, secondo me fra poco qualcosa non va come deve. Però va bene. Vabbè, hai perso poco. Dai, sta comunque andando bene. No, mi assumo le mie responsabilità. Edoardo. Items. 300. 300. Devo ripetere. Lo strumento preferito dai Men in Black. Cos'è questo? Per forza, cos'è quella roba lì? Dai Men in Black. Men in Black. Proprio loro. I Men in Black. Non c'è in Pokémon. C'è in Pokémon. Bro, pensa ai Men in Black. Il loro strumento l'unica preferito. L'unica cosa che mi viene in mente è lo Sparaflash. Che è il deneuralizzatore, come cazzo si chiama? Ma non c'è in Pokémon. Che non esiste in Pokémon, probabilmente. Poi esatto. Ma perché quello lì sta facendo basso Lazio? Lo strumento, aspetta. No, non è uno strumento, è una mossa. È uno strumento. Di amnesia, ma non... Come sempre, utilizzabile o holdabile? Sì, ci sei. Sei lì. Holdabile. Non voglio dire, però devi un po' pensare come sta andando tutto questo, no? Quindi ci sei col pensiero, però ti manca no, un'informazioncina piccola ti manca. Ce l'hai però, Non mi viene in mente. Se non ti viene, perdi poco, cioè 50, non è tanto. Rivelo? Aspetta. Jinx. Non è Jinx. Questa cosa di Jinx me la porto avanti per 5 anni, probabilmente. No, non mi viene in mente. Non lo so. Hanno due gadget. Gli occhiali tipici del Men in Black. E appunto poi il deneuralizzatore. Ma non esiste appunto in Pokémon. Cioè, proprio prima Jinx. Vabbè, anche questo. Creepy, ricominciamo.
Oh, ti dirò, per ora su personaggi vado bene. Fai personaggi 400. 4. La sua più che una palestra è una discarica. La sua più che una palestra è una discarica? Ok. Una palestra. Allora, discarica, penso a veleno. Non è la risposta, però la prima cosa che mi viene in mente è Koga. Però no, ok, scusami, Lit Surge, perché ci sono i cestini. E Lit Surge! Perché ci sono i cestini! Ok, bello. Discarica non a cielo aperto, ma quasi. E appunti, Ava Creepy sta farmando nella categoria che gli altri non avrebbero mai toccato. Pardo! Eccoci qua. Facciamo la mossa, dai. Portiamo a casa. Io vado di strumento 500. Prego. Dream Day. Ma vattene a fare in culo, va. Merda. Dai, porca. Guarda di quella troia. Devi sta... sono indeciso fra due, cioè, ma sono solo oggetti, cioè, tipo occhiali neri tenibili o oggetti sono proprio qualsiasi? Utilizzabili e holdabili in battaglia, okay. Oppure... allora, oppure tipo che può usare anche one shot. Vabbè, anche... sveglia allora. È l'onomatopea della sveglia, Drin Drin. Che se no, dicevo la salmanella che è il campanello. Esatto, però il campanello questa leggermente. Era 500, questa era da 5. E sì, te non hai becchiato gli occhiali che l'hanno beccato. Quindi non poi. Oh, sì. Porta, già mi hanno rubato punti di Jinx, cominciamo. Ma qui. Sì, ma via, poi si fanno. Andiamo avanti, prego. Matteo, Edo. Credetemi, io non l'ho beccato. Dai, devo recuperare 500, dai. Facciamo il colpaccio, vai. 500 Pokémon. 500 Pokémon. Il re della sclerosi laterale amiotrofica. Che cazzo è? Solo a lui potrebbe essere fatto sta domanda. Il re, che peraltro ovviamente è brutta, ovviamente non siamo, stiamo scherzando, stiamo dicendo. Chi è che ha... è il mio preferito? Che resta un turno fermo? Mi devi dare una risposta, io non... Slaking? Perché? Che stupido! No, no, a parte che non che rende... Fermo no, per no, l'abilità, no, non perché c'ha quella Sla cosa lì! È l'acronimo di sclerosi laterale amiotrofica! E lui è il re della... perché minchia! Ci sono arrivato adesso! Con tutti i rebus se potevi fare, io veramente... Ma no, ma è perché è un Pokémon, pensata con l'abilità! È un po', a parte che ce n'erano tanti altri! Comunque sì, è un rebus e è anche per sensibilizzare, che comunque è tremendo, cioè, insomma... abbiamo sensibilizzato. Tocca a Creepy adesso che abbiamo sensibilizzato. Vai. Mosse 400. 4. Vediamo che succede. Il 15 di ogni mese. Cagare, questa è la pagliaccia. Ok. Quindi metà. 15 di ogni mese. Ogni mese. Tutti i mesi, nessuno escluso, eh? Non c'è un mese che manca. Mese. Oh, qui c'è scritto il 15 di ogni mese. Quanto vogliamo andare deep nella lore di questa domanda? 15 di ogni mese. Guarda, che non sono ovvie, perché ti deve arrivare il trick. Se non ti arriva il trigger, non ce le hai queste. La difficoltà sta in quanto velocemente ti arriva. La risposta è solo una mossa, ti ricordo, è proprio sì, solo... Sì, esatto, è quello il fatto, perché ne avrei un po', ma non sono sicuro. Ma ti dico Super Zanna perché è di mezzi PS, però non sono sicuro. Generalmente il 15 è il giorno dello stipendio per tantissimi lavori. Ma che cazzo lavori. Ne so io che... Ma anche tu prendi i soldi il 15 da Twitch, zio. Cazzo, quindi... hai ragione, è vero. Cazzo, 14 e 15 erano i soldi di Twitch. Ma hai ragione. 15. Ma perché te stai in Svizzera? Ma io ero il 12, ma come faceva a sapere? Ma perché te... Impossibile. Ma perché anticipano il fisco? Che cazzo ne so? Agevolazioni. Questa è una scammata, Pony. Ma qui si vede chi pensa ai Pokémon e chi ha i soldi, capisci? Ma qui si vede chi avrà... vera passione. Pony. Super Zanna, cioè ti rendi conto? Va bene. Super Zanna. Va bene. Pardo, prego. Vai. Io penso che andrò con mosse 200. Via. Il miglior modo in inglese
per definire la community di LOL? Minchia. Vabbè, toxic. Giusto. Pulito. Poverini. Allora, beh, devo ammettere che ho pensato almeno 13 parole più offensive. Ma poverini, un cazzo, ma se lo meritano. Sì, qui abbiamo quindi già la querela della... Allora. Già, ma non c'è, ma si mettono in fila, non c'è problema. Azioni benefiche, perfetto. Ah, sì, no, dai, ma poi basta fare un episodio, rischio. Basta fare un episodio per beneficenza, tutto via, sparisce tutto. Oh, dai, Edo. Rischio. 500, curiosità. Vediamo quant'è. Per fortuna che a me piace Nutello gelato Capan. E quindi lui non mi avrà mai. Drifloon. Perché ammazza i bambini. No, non ammazza i bambini. Perché Drifloon nel Pokédex. Se, allora, se sei un po' come Nanni, non riesci a prenderti su, Nanni, capito? Incoglionito. Ah, no. È vero, Drifloon nel Pokédex c'è scritto che lui porta via i bambini, solo che non quelli letteralmente nel Pokédex, quelli un po' in carne, perché non li può alzare il palloncino, non e quindi a alzarli, capito? E quindi via. 500 punti, questa, oh, comeback. Crappo. E anche il body shaming ce l'abbiamo. Però due su body shaming a me. Tra Jinx e questo stiamo andando a gonfie vere. Dove? E personaggi 200, dai. Vediamolo. Ah, ma non è vera? Oh. Ah, ma non è vera? Non è... Ah, ma non è vero, non può essere lei, è impossibile che sia lei. No, sei scritto. È assurdo, sarebbe assurdo se lo fosse. Ah, ma non è vera. Lo sapevi che è vera? Lo sapevi, porco Dio. Ah, ma non è vera. E non può di certo essere falsa. Meno che non ci sia un personaggio che si chiami Falsa. Questo no, non c'è, appunto, è per questo. Magari però in giro, non c'è, so. non c'è Wrong, no? C'è come personaggio di... ma cosa cazzo? Se non è vera, è Brandon il personaggio maschile. È Brandon! Se non è vera, ok, è Brandon, era così, no? Semplice. È l'avversario, okay. È l'alternativa, no? Se non è lei... Ok. Punti per Creepy, Crappo. Sì, Crappo, il cazzo. Pardo. Io vado su Pokémon 100. Tantissime Step Sisters si sono incastrate dentro di me. Wow. Beh, ragazzi, dai. Cioè, questa è proprio la base del... Posso neanche... Cioè, però... Abbiamo anche usato il termine inglese per aiutare... Proprio il... Vabbè. Tantissime Step Sisters. Cioè, quindi è lui che parla in prima persona, no? Dice... Tantissime si sono castrate dentro di me. Sì. Però guarda che forse non saperlo se ti rende una persona buona, secondo me. Forse sì. Ti perdi solo 50 se sbagli, quindi non è. Però... Non ne ho la più pallida idea. Ma tu lo sai il meme? Io? Lo sai, aspetta, il meme del porno, che spesso le Step Sisters si incastrano in qualcosa. No, giusto... io ho una vita normale. Eccoci qua. È Rotom. Rotom, sì. Che no. Informa... Ah, ok, io avrei risposto. La versione, Ditto, però. Che la informa... versione lavatrice. In lavatrice c'è questo meme che le sorelle si incastrano. Dentro la lavatrice. Ah, ok, ragazzi, non arrivavo con una knowledge così deep, ragazzi, complimenti. No, ma è molto basico, questa era molto... No, proprio... era è abbastanza... Via. Una... Vabbè, meno cosa? 50, parte, ti ribadisco, non saperlo ti rende una buona persona. Prego, Edo. Mosse 100. Lo piano. Gennaro. Bullo. Ah. Gennaro Bullo. Mossa è bullo, ovviamente, no? Mossa è bullo. 100 per Edo. Bullo. Grazie. Creepy. Curiosità 300. Questa proteina non aumenta l'attacco, ma migliora le interazioni tra i fotorecettori e i dendriti bipolari. Che cosa? Non sai che non ho capito assolutamente. La seconda parte per me è puro mistero. Questa proteina non aumenta l'attacco, ma migliora le interazioni tra i fotorecettori e i dendriti. Questa parte non mi aspetto che voi la sappiate, ma perché... Cosa sono i dendriti di bipolari? Io l'ho letto, non te lo saprei comunque spiegare. I bipolari ne conosco molto, specialmente in questo momento. Però dendriti... Quindi, questa proteina non aumenta l'attacco, ma migliora le interazioni tra i fotorecettori e i dendriti. Certo.
ripetendola non cambia adesso che ci penso, però. No, no, non cambia perché resta comunque una scelta molto ampia di item. Prima di rivelarla, Enrico, fammela spiegare, che è una curiosità. Fotorecettori, fotorecettori vista, quindi sicuramente c'entra con la vista. Fotorecettori, vedi, la vista sicuramente. Ma Cura 6X? Allora, prima di rivelarla, è una curiosità, quindi la risposta è qualcosa, no, cazzo, di aspetta, inerente. Però è una curiosità, certo. Se vuoi riformula. Quindi, però mi sembra che tu sia fuori strada. Se non la sai, non la sai, la curiosità. Compound Eyes. Non è Compound Eyes. C'è una proteina che migliora le interazioni tra i fotorecettori e i dendriti bipolari, che è stata scoperta da degli scienziati che, appassionati di Pokémon, gli hanno dato il nome di Pikachurina. Ah, cazzo, lo sapeva, è vero. E fa esattamente questo, ovvero aumenta le... Poi... Lo sapevo. Bio. Non lo sapevi? T'ho fregato, porca puttana. Ah, vedi, vedi, non mi sono... No, lo ricordavo, ma penso di averlo detto in un video del 2010. Già, già, già. Che cazzo sia sta merdata. Cioè, sti qui, sti scienziati hanno dato il nome, a... visto che questa proteina è molto veloce. Questa roba? È molto veloce, è molto saettante, okay. E appunto era nel momento del boom della wave dei Pokémon, dato che Pikachu era stato l'emblema per tanto, tanto tempo, loro l'hanno chiamata Pikachurina perché esiste, funziona questa proteina. Sì, dopo in realtà viene chiamata anche in un altro modo, però la curiosità è il fatto che Pikachurina. C'è chi, ecco, basta, prego. Boh, ok, tocca Pardo. Pardini. Se non sbaglio, no? Sì. Andiamo di mosse 300, via. Ormai. Il dolce preferito da Sabrina è una mossa, abbiamo detto, è per forza una mossa. Qua bisogna abbassare un po' l'intelletto, No, vabbè. Non devo ragionare come una persona normale. No, ma sembra che per questo round meno ragioni, meglio, in realtà, tranne per i dendriti bipolari. Preferito. Ma è una mossa. È una mossa. Vabbè, non voglio, non posso dare indizi. Una mossa. Una mossa. Il dolce preferito da Sabrina. Sabrina, sappiamo chi è, ovviamente. A parte quello, quindi c'è chi diceva il cazzo in chat, però non è una mossa, mi sembra. Magari in qualche... Sta parlando del dolce, soprattutto. Non lo so, via, dai. C'è una mossa che si chiama Psy-Up, che in italiano è tradotto come Psicamisù. Lei questo è... era molto bello. Questa è estremamente bella. Io sono a metà fra tirarti una testata la prossima volta che ti vedo o farti le mie congratulazioni. Questa era proprio bella. Roba, ragazzi. È incredibile. Poli, questo... Edo. Curiosità 100. Proprio dice via. Il suo verso è lungo in modo agghiacciante. Agghiacciante. Ah, ok. Ghiacciante. È una parola a caso. Pokémon di tipo ghiaccio. Per forza. È lungo. Lo so. È una parola italiana, Poli. È jeans. Sì. Ma perché lei? Scherzo. È l'unico Pokémon ghiaccio che mi viene in mente. Però che ha un coso lungo. Non mi pare che sia così lungo. Il suo verso è lungo. Che cazzo ridete, Dio stronzo, ragazzi? Non l'ho capita. Il suo verso è lungo, in modo agghiacciante. Edoardo! Ma il verso di chi? Di un Pokémon? Sì, immagino di sì. Il suo verso, quindi... Immagino di... non è un verso di Dante, possiamo dire. No, beh, non mi sembra che ci sia questa cultura comunque qui dentro, no? No, come ti permetti? No, non tra di voi! Dentro lo mio BS indicavo io! Gesù Cristo! Però veramente facendo così indico voi, è vero, mi ero dimenticato. Io dico Reggie Ice.
Tu dici Regi Ice ed era Jinx. Era proprio. Ah, era veramente Jinx. Jinx è il Pokémon con il verso più lungo. Non ci voglio dire. È il Pokémon con il verso più lungo. Ed è di tipo ghiaccio. Cosa vuol dire il Pokémon? Non capisco se c'è un doppio senso. No, a livello sonoro. A livello sonoro è il verso più lungo di Pokémon. Dura più tempo. Dura più tempo di tutti gli altri. Lo sapevi? E mo lo sai. Che tun, Dio caro. E creepy. Incredibile. Vabbè, dai, personaggi 100 vado sul sicuro. Vai. Cioè, nel senso, vediamo. Più spettrale della Christie. Agatha. Prendiamoci 100 punti. Agatha Christie, ovviamente spettrale, perché poi l'occhio per 1000 a creepy. Bardo. Item 400. Vai, si va 800. Come seller di livello con il reddito di cittadinanza. Che spettacolo. E anche questi li abbiamo presi dentro. Cioè, di esperienza, immagino. Fai un cazzo, prendi ex, meglio di così. Bravo, sì, cazzo, bello. Ma che... bella questa. Ma bro, ma veramente, la migliore. Immaginiamo che Edo apprezzasse. Edo, hai il fiftone, poi Creepy chiuderà. Chiudo in bellezza o chiudo con la sicurezza? Dai, ma fai come vuoi, i punti li vedi a schermo, dai, quindi. Items 100. Items 100. Rinforza così tanto le ossa da permetterti di fare il... colpo della tigre. Porca troia, qual è dei Viagra. Ma no. Aspetta. Viagra, forza, io non so. Devo insegnare delle cose. Gli abbrancate così. Tanto c'è Creepy che sta iniziando a sfogliare tutte le curiosità che è in testa. Tra quella della difesa speciale e quella della difesa. Mi dicono colpo slash tiro della tigre. Bella questo. Il tiro della tigre. Com'è che? Mark Evans. Calcio. Il calcio rinforza le ossa e tiro della tigre. Non mi ricordavo appunto più quale cazzo fosse. Cos'è? Holly e Benji? Non lo so, mai visto. Quindi. Holly e Benji. Holly e Benji. Completamente chiuso. Ignorante. Crappo, non hai scelta. Beh, non penso di poter scegliere. E la domanda è: salta. Simparar. Ok, è una curiosità. Curiosità? Salta. Simparar. Mizzega, salta. È Spoink che non può fermarsi se salta, se smette di saltare. È meglio che salti tutto il tempo a sua salti disposizione. Sempre, sì. Certo, perché sennò il signor Spoink muore. Secondo il Pokédex, quando lui viene sconfitto e si riposa... effettivamente no, crepa, quindi è il caso che non si fermi. Devo dire che per essere round 1, dove inevitabilmente abbiamo scammato a destra e a manca perché sapevo che non è, potevate pensare come dei perfetti rincoglioniti, sta andando bene. 1400 pari merito Creepy, Pardo, subito segue Edo. E adesso iniziamo invece a fare, se adesso ero in round di scaldamento dove ci divertiamo, adesso iniziamo a entrare un po' vai. Nel mondo Pokémon. Round 2. Allora, vabbè, ovviamente vi eravate... Ah, è il momento del buzz! Allora, innanzitutto chiedo al regista se va nell'ultima voce e mi attiva la soundtrack di questo round, che, vabbè, Creepyflix era di conoscere, che, vabbè, siamo nelle rovine alfa e quindi gli Unknown, che peraltro compongono anche la scritta Poliquid Show, ve lo spoiler già io, formano... Smookie, il più bravo. Sostanzialmente vanno a formare delle immagini, ok? Io vi andrò a rivelare... un puzzle, va bene, composto da piccoli pezzi. Voi, tramite il buzzer, che vi invito a tenere aperto sul vostro telefono, così è molto più facile buzzarvi, probabilmente, poi fate come cazzo vi pare. L'ho aperto sul PC io. Come vuoi, va bene. Funziona? Sì. Guarda, anche tu a sto punto, Crappo. Perfetto, funziona, ragazzi. Ah, sì, funziona. Allora, adesso col cazzo che ve lo resetto. Inculate fino a che non svenisco, vi spiega. Come funzionano? In questo round useremo artwork. Ok? Attenzione, non necessariamente ufficiali, ma anche tanta roba fanmade. E per chi ci sta vedendo su YouTube, lasceremo tutte le reference in descrizione da dove abbiamo preso le varie immagini. Io non le so. Ma stai tranquillo, abbiamo preso solo dei Pokémon, ok? Che possono essere versioni alternative, ma quindi regionali. Okay? O anche... basta. No, esatto, è questo dove stavo arrivando. Dove sostanzialmente voi dovrete prenotarvi man mano che noi riveliamo i pezzi di puzzle. Okay. E quando pensate di avere indovinato il Pokémon che appare a schermo, vi prenotate. Se fate giusto, prendete punti per ogni pezzo di puzzle non rivelato.
che è 40 punti per pezzo di puzzle. Sono 16, quindi si possono fare tanti punti. Se però dai la risposta sbagliata, per quel puzzle, che sono in totale 10, mi sembra 12, non vi potete più prenotare. Quindi se tu ti prenoti e dici, boh, secondo me è, boh, cazzo ne so, Torchic, e non è Torchic, fai giocare gli altri due. Quindi tu per quel round, quindi per quella manche, Torchic, non puoi... Poi ti posso dire una cosa? Prego. Non ho seguito, mi sono distratto, puoi ripetere. Eccoci qua. Oli, il mio bottone non funziona. Lo so, perché, allora... guarda che c'è il buco di quello che allora, hai io male. Vi rivelerò un pezzo di puzzle alla volta. E la musica è un po' alta, abbassiamo la musica, ci mancherebbe altro. Abbassa ancora un po', abbassa ancora un po', prego. Altri 5 decibel, Enrico. No, ma non era vero, volevo solo rompere il cazzo. Eccoci qua. Allora, Creepy, un secondo, chiedo un attimino. Ok. Noi qui appariranno degli artwork di Pokémon, ok? Un pezzo di puzzle alla volta, una volta sotto, una volta al centro, una volta al lato, eccetera. Quando tu pensi di aver individuato il Pokémon, nella sua versione, deve essere esattamente la sua versione. Ok, quindi se fosse Giratina, quell'altro... Devi dirmi quello, eccetera, certo, eccetera. Certo, certo. Tutto, anche se dovesse essere Shiny, per esempio, me lo devi dire. Sostanzialmente, okay. Vabbè, ma si vede, ti prenoti. Se fai giusto... Ma cioè, devo dire che è Shiny o devo dire... Giratina del passato sborrato? Sì, ma si ricorda. Cioè, quando pensi di saperlo, ti prenoti. Poi non c'è. Come cazzo si chiama quello? Vabbè, mi fai capire che intendi quello, ovviamente. Forma origine. Vai tranquillo, stai tranquillo. Grazie. Quindi, per ogni pezzo di puzzle che non è stato ancora rivelato, tipo ne ho rivelati solo due, e tu pensi di averlo beccato a due, hai 14 pezzi, 14 per 40 punti l'uno, e ti porti a casa tutto il malloppo. Quindi, prima ti prenoti, più punti fai. Però è anche vero che se ti prenoti e la risposta è sbagliata, tu non giochi più per quel puzzle. No, Poli, io direi, no. Io direi che facciamo un esempio. Io vi invito a tenervi il buzzer sotto Poli. Mano. E quando pensate di avere la risposta, vi prenotate. Enrico, tu ogni 3 secondi lascia un pezzo di puzzle. Ok? Vai, primo. Prego. Primi facciamoli un po' più veloci, dopo... Prego. Ci prova Edo? Crygonal. Non è Cryogonal. Quindi potranno prenotarsi solo Pardo e Creepy. Prego. Prego, prego. Ah, ho capito, va in figa. Ovviamente i pezzi corposi li lasciamo verso gli ultimi pezzi. Inizia a comporre tutta una parte destra, anche una parte sotto. Vero, mancano solo 4 pezzi. Che cazzo è? Pardo! Sono vecchio, ci vedo. Beh. Sì, ma questa non è... Cos'è sta roba? Oddio. Quindi... È Aggron o Garchomp? Non capisco se c'ha le... Mi devi dare una risposta. Ma tanto questo non vale nulla, dai. Vabbè, la prima è per lo sport, quindi? Non vale? Valeva, ma farà 40 punti, sì. L'occhio azzurro, vai. Cos'è che mi dici? Aggron, perché c'ha l'occhio azzurro. Però non so se è l'artwork che è fatta però così. Però non è Aggron. Sì, però non è Aggron. Crappo? Mega Aggron. Sì. Vediamo l'ultimo pezzo che rivela Aggron nella sua versione mega. Vero. Vabbè, 40 punti. Cazzo, però se gli artwork non così sono difficili, minchia. Siamo io alla prima stavo per dirti Sharpedo alla prima. Vabbè, scusa, vedi arancione anche te, pensi che t'abbiamo... così Crygonal. Con calma, fidati, sono uno faccio uno difficile, abbiamo alternato. Rimuoviamo il puzzle e andiamo con il prossimo. Enrico, i primi facciamoli veloci. Del rosso, delle... Oh no, prenota! Non ti sei prenotato? Ah, fermo, fermi. Non hai premuto però, Edo. Ho premuto! No, allora. Adesso hai premuto. Tapu Koko. Non è Tapu Koko. Porco due! Andiamo avanti. C'è un dettaglio, secondo me. Pardo? Blaziken. Togliamo l'ultimo pezzo perché non è stato visto. Quindi sono 5 pezzi di puzzle, 200 punti. Riveliamo il resto. La pollaccione, dai. E vediamo che appunto era un artwork di Blaziken. 200 punti.
per... artwork normali, cioè sono, cazzo, difficili. Sono difficili. Ragazzi, così. Io bello. Penso che se io vi mostri bello. Un piede di Blaziken normale, voi lo riconosciate così. Te lo riconoscerei sì, certo. Io che mi fanno cagare i Pokémon probabilmente. Bello, bello, bravo, ti fanno cagare i Pokémon. Non abbiamo scelto le cose standard, abbiamo cercato un po' nel web. Andiamo, bello. Vabbè, sarà gratuita. Con il terzo. Aspetta, go! Un attimo. Un po' di mistico. Prego, prego Enrico, i primi falli veloci che sono... Ovviamente abbiamo preso cose molto difficili, se lo beccate da piccoli dettagli siete molto bravi. Inizia a crearsi un... una struttura delle... Ah, manca proprio il masseo. Zoroark di Isui. Non è Zoroark di Isui. Porca di quella puttana. Vediamo, iniziamo a vedere... Creepy? Senza l'ultimo pezzo? Urkugina, ma tu hai detto che sono dalla prima alla sesta gen? Sì, diciamo che... Sì. Oddio, questo forse potrei sbagliarmi, ma siamo comunque lì. Forse c'è un cicinino dopo, però. Allora, dipende. Avevo una... Voglio dare informazioni falsate, perché no, effettivamente mi sono dimenticato di citare la forbice. Questa volta. Dico Greninja, ma non credo. Cosa avresti detto in alternativa? La cresta mi sembrava Suicune, quello nuovo di Scarlatto Violetto, quello bruttissimo, disgustoso. Io non dico niente e rilascio qualche puzzle ancora per Pardo. Ah, ma vaffanculo, dai. Due ancora. Vabbè, questo... Che stronzo. Vabbè, Ninetales Alola. Ninetales di Alola. Vediamo l'ultimo pezzo e sono solo 40. Non è venuto in me, porca troia. Anche a me, io ho visto preso, il bianco. Abbiamo preso, cazzo, certo. È uno di ghiaccio. Dite la bastarda, certo. Se ne li prendo nel loro habitat, ragazzi, li beccate così, metti i sciarpini in acqua. Cioè, sì, per quello ho detto Zoroark di Isui, perché oh! Aveva tutte le cose fluffoloso. Andiamo bianco. Avanti. Prossimo. Dai, su, dai. Questo è un po' più... Qua c'è un po' una forma un po' più... standard, quasi. Il masseo? Nidoking. Nidoking! Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! 360 punti per Edoardo! Mi immagino che Pardo avrebbe detto subito dopo. Abbiamo preso un altro, no, più bravo, male, bravo. No? Bravo, minchia, 360 è un cifrone. Sommiamo e... Andiamo al quinto pazzolino. Vedete, ce ne sono un po' di più semplici e un po' più di difficili, come secondo me questo. Primi pezzi. Inizia a comporre una... C'è una scarpa. Non so se può aiutare. Qualche piccolo dettaglio. Qualche pezzettino. Una... Il masseo? Ondum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, altri 3, 60 per Edo. Porca troia. E guardate peraltro che bella artro che abbiamo trovato, porca udella, la ragazza che accarezza Houndoom, cane infernale, non so su quanto si farebbe accarezzare, però... Oh, Edo qua vabbè, sta usando, cane, dai, sta usando ed è un rischio, però si sta anche a giocare così, dici, vedo un dettaglio, secondo me è quello, via. È la coda. Siamo la coda. a metà. Prossimo. Qualcosa in basso, in alto, una cornice che si forma, un piccolo dettaglio in basso a sinistra e anche a sinistra si a prendere forma una parte importante, con un dettaglio molto importante anche in quel puzzle a destra. Rallentiamo leggermente, Enrico, prego, col prossimo. Abbiamo una forma piuttosto distinta di una parte alta di questo artwork. Vediamo un altro pezzo. Si inizia a creare una... Prego, Enrico. Creepy! Mi viene. No, l'ho pigiato. Per 160 punti o niente? L'ho pigiato, ma non penso di saperlo. Me la spari, capo. I Veltal? No, però.
Non hai Veltal, Pardini si è già prenotato? Misdrevus. Misdrevus! Ah, c'è la coda di Misdreva, merda. 160 per il Pardo. Ho detto che non c'erano Elia, avrei detto Fluttermi. Penso mi sono malato. Io avrei detto all'altra sinistra, avrei detto vabbè, ma anche questo è un bel Arturchino. Io ringrazio, naturalmente, si viene preparato il prossimo. Puzzle, ringrazio Marco, che ha realizzato tutte le grafiche che vedete, Smokey, compresi i puzzle, li ha fatti lui uno Smokey, alla volta a mano. Sì, è andato completamente fuori di testa e dovete ancora vedere un round dove ha animato a mano 250 frame fra poco, solo per bellezza estetica, perché non era utile al fine del round. Grazie come sempre a Smokey che fa questi fantastici lavori. Settimo puzzle, prego. Uno schizzo sembra, con tanto di nome dell'artista. Un pezzettino, una piccola... un altro pezzettino. Wow. Anzi, che sa mai lui? Rallentiamo. Ci prova Edo? Ho fatto una cazzata. Sono 400. Lapras. Non è Lapras. Possono giocare Pardo e Creepy. Vediamo il prossimo. Cazzo, no. No. Si a crearsi... sempre di più Pardo. Lugia. Per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 280 per il Pardo. Uno dei leggendari che esteticamente meglio flexa la sua potenza. I piedini. Sono stato stronzo perché ho fatto vedere il collo. Avevo visto il piedino, sembrava Mewtwo addirittura. È anche quella l'idea di un Mew che si proietta in avanti. Un sacco di punti, guarda, state flexando molto bene, ma è ancora lunga e non vi credetemi, fino all'ultimo round tutto può succedere, ve lo garantisco. Ottavo, vediamo. No, sbad, ah, scusate, il buzz. Chiedo scusa perché non ho visto... Prego! Qualcosa. Molto. È un altro... il Masseo? 4, 8, 12. Un 480. Come? Dusk Noir. Non è Dusk Noir. Porca di quello. Possono giocare Pardo e Creepy. Vediamo altri un paio di pezzi. Si forma questa mano? E un'altra mano? E anche un braccio Creepy! 4, 5, urca. 7, 8, 9! 360 vale! Merda, il braccio mi ha fregato, sembra però... Ti dico tempo, Creepy, dammi la risposta, per favore. Non mi viene Electabuzz, ma confuso il braccio. Non è Electabuzz. Diamo a Pardo che può gestirsela con calma. Vediamo un ginocchio. Vediamo. Non ci credo. Vai, Pardo. Infernape per 4 e 3, 7, 7, 14, 2, abbeitato il 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21, 28, 280, oh! E certo, abbiamo preso un recolo, lo prendevo rosso, zii, figurati, mi sono incazzato come una bestia, peraltro. Incazzato come una bestia. Bevo un goccino perché la mia gola sta per esplodere. Non lo so, mi piaceva la citazione un po' Dragon Ball che sta caricando una sfera d'energia alla mano. Ne mancano ancora... Ne mancano 4. Ah, resetto il buzzer, mi fa vedere giustamente. Scusatemi ragazzi, ce l'ho qua di fianco e non lo vedo. Prego. Una parte alta. Prego Enrico. I primi, vediamoli un po' veloci che i primi sono. Inizia a creare un... Rallentiamo leggermente. Dei colori anche. Andiamo con un altro pezzo. C'è una forma. Sì. Però si confonde ancora. Però qua abbiamo dei dettagli importanti Creepy. Archeops. Non è Archeops. No, davvero? Uno l'avrei detta anch'io. Ed è il motivo per cui prenotarsi prima c'è il rischio di perdere tutto. Vediamo un pezzettino. Un altro pezzo, Enrico? Una forma distinta al Masseo. Pidgeot per 5 pezzi, 200 punti. Un Arthur di Pidgeot incazzato come le bestie, peraltro. Che ovviamente i colori baitavano proprio Madonna, lui, era Arthur. Cazzo di Arthur. Dove è caduto Creepy. Dai colori. Sì, cioè, è stato abbastanza bastardo. Vengono assegnati i punti a Crappo e ne abbiamo ancora 3 di round, di puzzle. Andiamo col prossimo.
Ah, scusate, no, io ho scritto... Sì, scusate, no, io ho scritto Pidgeot. Mi dicono Mega Pidgeot, ma io ho scritto Pidgeot, quindi... Errore mio, quindi io verifico come buono quello che ho scritto. Errore mio totale. Prego, prego. Abbiamo solo gli angoli, come quando fai un puzzle. Prendi sempre quelli per poi costruire l'interno. E qua però... Abbiamo un ambiente che sembra glaciale. E abbiamo un elemento. Dov'è il Pokémon? Vi starete domandando. In realtà il Pokémon è proprio lì, nei pezzi che mancano. Vediamone un altro. È un pezzo importante, sembra questo. Piano, piano, piano. Il Masseo ci prova con 4. A me sembra... Cazzo, com'è che si chiama dei... Dimmi chi, se non ti viene il nome, dimmi chi è. Il nome può stare che sfugga. È uno dei Tapu, quello d'acqua. Non mi ricordo il nome, però. Come, scusami? È il... Non Tapu ho... Fini. No, errore. Ci prova Creepy subito dopo? Empoleon. Con 4 pezzi rimanenti. Cazzarola. Quella era una sperzata di Empoleon, un'ala di Empoleon per 160, il Pokémon era proprio al centro. Per una volta il ghiaccio non era così distante da sui typing, che acqua è acciaio per carità, però comunque sia, l'acqua ricordava. Buono, va buono, bene. Buono, questo è un Empoleon abbastanza piccolino, minuto, l'ambientazione aiutava. Ultimi due, primi pezzi. Quasi acquerello qua abbiamo, quasi delle tinte e un'ombra, vediamo... Composizione qua. La direzione angolare quasi. Una forma. Inizia a prendere punto forma. Enrico, prego. Un grande, grande indizio su questo Pokémon che ormai è quasi completo, sarei dire. Vi mangerete le mani di non esservi prenotati qui. Vediamone un altro. Il Masseo. 5 pezzi, 200 punti, Sharpedo. Questo è stato bastardo perché ti ho messo la luce che sembra fuori dall'acqua, quando in realtà è la luce invece... che penetra all'interno degli abissi marini. Ah, lui sta scappando con il fuocherello che fa quasi baitare un po' con fuoco. Ultimo! Rando dove avete fatto un miliardo di punti, ma... Un pezzo in basso! Per poi vedere un altro pezzo in basso. Questo è un artwork abbastanza folle e credo che serviranno tanti pezzi per riconoscerlo. Vediamo. Pardini? Palkia? Purtroppo no. Ho provato il colpaccio. Però, in tanti in chat lo stavano dicendo, quindi un bait... Però qua siamo stati... Stronzi. Parecchio stronzi. Però quel pezzo lì in basso... Sembrava. Capire un... Creepy? Golisopod. Per 2, 4 e 8 pezzi. Per un totale di 8, 16, 24, 320 punti. Un artwork di Intuiva perché è l'unico Pokémon con il pisello, come puoi ben vedere. Abbiamo preso un artwork stronzo. Ma che Golisopod è l'unico Pokémon con il pisello? Il pisello gigante è lui. Non sapevi. Ah, mi dicono 7 pezzi. Chiedo Venia. Ho fatto male il conto. Grazie, chat. Che c'è bisogno del notaio. Quando fai ste robe, la chat è più notaio di tutti. Quindi chiedo al notaio di assegnare i punti per 7 pezzi, mi dicevano. Mi fa un su e giù con la freccia del mouse, ma... Non comprendo, mi dicono, sì, lo sapevo già. Ah, ok, ho contato male mio e il notaio ha fatto giusto, perfetto. Amici, potete momentaneamente mettere da parte il tanto amato buzzer perché ci spostiamo, ovviamente. Ci spostiamo su un terzo round. Prego. Allora, questo round succedono cose. Allora, cos'è sta roba? Allora, innanzitutto quello che vedete in basso a destra è quello che è stato animato a mano ogni singolo frame per far comporre, per inserire solo il logo Poli. Vabbè, anche questa l'abbiamo presa, no? Allora, come funziona questo round? Ve lo spiego molto velocemente. A turno, questa volta partiremo da Pardini, perché prima ha iniziato Creepy nel round dove poteva cominciare qualcuno. Spinneremo questa ruota. Questa ruota, come vedete, ha 3 opzioni soltanto. Host, Pokédex o ID card. Semplicemente, in base a quello che esce, tu dovrai darmi una risposta rispetto a, appunto, al... Ah, mi dicono la musica, se cortesemente il signor... regista mi alza la musica e occhio perché questa è alta. No, la terrai tranquillamente a meno 45. Quando uscirà, appunto, per esempio, non lo so, host, io ovviamente parlo, ti farò sentire un host
e ti prenderai dei punti se risponderai corretto. Allo stesso modo, se io faccio uscire, se la ruota indica ID card, darò delle informazioni sulla tabella in alto a destra riguardante un Pokémon e tu dovrai tentare di indovinare il Pokémon. Infine, il Pokédex. Il Pokédex, nella tabella che vedete sotto la ruota, apparirà la descrizione del Pokédex di quel Pokémon. E dovrete tentare di indovinarlo. Però, giustamente uno mi dice, poi, ma io come cazzo faccio a indovinare con l'impronta, col verso? Infatti, tutti voi, per ogni domanda che appare, avrete diritto, se volete, tutti, a un aiuto. Quindi, per esempio, la host, invece di fartela sentire solo 5 secondi, te la faccio sentire per 20 secondi. Il Pokédex, invece di farti vedere solo una voce, te ne faccio vedere due e la seconda dà molte più info. E invece la ID card, invece di mostrarti e di farti sentire solo il verso e l'impronta, cioè le prime due caselle della tabella di destra, vedrete anche l'altezza, il peso, ma soprattutto la generazione d'appartenenza di quel Pokémon che, grazie al verso, all'impronta, all'altezza, al peso, magari vi fa capire di chi stiamo parlando. Okay. E però tu dici, scusa, ma allora io perché dovrei prendere l'aiuto? Lo prenderò sempre l'aiuto. Ovviamente se prendi l'aiuto, toglie punti. La domanda vale meno. Tutte le domande valgono 200. Se la beccate senza l'aiuto. Se la beccate con l'aiuto, vale solo 50. E tu dici, ma allora mi conviene rischiare 200 piuttosto che prendere solo 50 con l'aiuto. Ed è qui che c'è la meccanica, ed è il motivo per cui siamo al casino, è che di fianco a me c'è scritto banco. Tutti i punti che non prendete voi, li prende il banco. Quindi se Creepy, gli facciamo sentire un host, mi prova a indovinare a 5 secondi la canzone e la sbaglia, i suoi 200 punti non gli vengono tolti. I suoi 200 punti se li prende il banco. E la prima persona che fa giusta una domanda prende tutti i punti presenti nel banco. Quindi starà a voi decidere se giocare il jolly, cioè giocarvi gli aiuti per provare a prendere il montepremi che si è piazzato sul banco, oppure invece andare a sostanzialmente dire no, vabbè, sti cazzi, lascio piuttosto 200 punti, li prenderà qualcun altro. Quindi dovrete ogni volta bilanciare, in base anche a quello che esce, appunto, l'eventuale scelta. Un cazzo, però pare divertente. Crap, sì, pardo. Facciamo uno spin di ruota e poi vediamo. Vediamo cosa ti esce. Io faccio girare. E poi vediamo. È uscito host. Ora, ti farò sentire una canzone, tu hai 5 secondi, li ascolti tutti. Terminati i 5 secondi, ti chiederò se vuoi l'aiuto o se invece vuoi provare a dare la risposta. Prego. Come l'ho mogato. Un attimo solo. Enrico. Prego. Enrico, c'è stato un piccolo problema tecnico, perché la canzone doveva essere interrotta. Enrico, premici sopra. Lagga, mi dicono. Aggiorna OBS, Dio. Vabbè, e questa per la parte... Ci penso io allora, Enrico, per le host, va bene? Perché le vedo io le canzoni, ci penso io, tranquillo. Scusami per i secondi extra. E vabbè, ovviamente... Ovviamente è una host facile. Vi stupirà, ma le host sono le più facili di questo round. Diamo 200 punti. Impedito. Non la sapevo questa. 200 punti a Pardo e Masseo. Edo, tocca a te. Ah, il round finirà quando finirà una delle voci presenti. Quindi quando voi prenderete tante volte una, io avrò finito le domande e il round termina. Semplicemente, quindi quando escono tutte. Partiamo con la prossima. Edo, faccio spinnare per te e vediamo cosa ti capita. Prego. Ovviamente era lo scontro col rivale, l'ha detto alla Lega. Pokédex. Ti farò vedere una descrizione del Pokédex. Nonostante la stazza, è in grado di volare. Può compiere il giro del mondo in 16 ore. Non è Ryanair. Perché non lo compie. Nonostante la stazza è in grado di volare. Ovviamente, se non ce l'hai, puoi scegliere o di provare a prendere 200, mi chiedi l'aiuto e vale solo 50. Ovviamente se li prendi, prendi 50, altrimenti metti sul banco solo 50. E ti chiedo, posso chiedere un aiuto? Sì, ma sì, decido io quale? Giustamente mi ricordano dalla chat, la forbice delle gen per questo round sono le prime 4, per i Pokémon. Ah, ok. Per i Pokémon le prime 4 gen, per solo per i Pokémon. Vuoi l'altro pezzo di Pokédex? Vediamo. Si dice che faccia la tana da qualche parte nel mare e porta a riva le vittime dei naufragi. Dragonite. È però
proprio Dragonite. Dragonite che anche nell'anime, no, va al faro e si dice proprio questo. 50 punti per Edo e il banco è ancora a secco. Crappo. Vai, spinna. Spinno. Non è Jinx, ragazzi, la risposta, no? Amica, le abbiamo viste tutte. Ti farò vedere. E ricordo sempre al regista di attivare entrambe le prime voci e poi anche la quella dopo. Il verso. L'impronta. E basta. Ok, aiuto. Vuoi l'aiuto? Sì. Vediamo l'altezza, è alto 2 metri. Pesa 100 kg. Ed è di Gen 1. Ok. Posso risentire qualcosa? Certo, ti faccio risentire il verso perché la prima l'ho coperto. Regista, riprendiamo. Padre si mangia le mani. 2 metri alto, minchia, è tantissimo 2 metri, è uno sbrego, eh? Sì. Io... Il verso viene dai giochi di prima gen? Eh? Preso sì, dai primi 4. Dai primi 4. Sì, bene o male abbiamo preso tra... Bene o male abbiamo sempre preso su Rubino. La prima, gen ce ne sono tre. Secondo me hanno copiato le impronte, tutti così. Ti dico Nidoking, però non so. Era una bella guess. È troppo basso. È Venusaur. Un altro che avevo pensato, Callum. Non pensavo fosse 2 metri. 50 perché prima punti. Le facevano a cazzo di cane le altezze. Prima facevano genere. A caso, completamente a caso. L'avevo pensato, l'avevo escluso subito. Pardo! Di nuovo, una host. Riproduco io, Enrico mi dia il mouse. Ti faccio sentire una host. A 5 secondi la... Vabbè, la interrompo, ma... Come ti è capitata una... Vabbè. Prego. Rayquaza, la Torre dei Cieli. Torre dei Cieli quando si incontra, ovviamente, Rayquaza. 200 punti per Pardo che... Si prende anche il banco che è 250. Quindi assorbe i primi punti lasciateli da qualcuno. 250. Il banco si azzera in attesa che qualcuno possa eventualmente riempirlo Edo di nuovo. C'è un in culo. Quindi io mentre spinno Edo, azzeriamo il banco e andiamo. Senti. Abbiamo una ID card per Edo. Sentiamo il verso. E questa è l'impronta. Risentiamo il verso. Aiuto? Sì, aiuto sì. No. Vediamo l'altezza. Il peso. E la gen. Pardo. Sapevi? Minchia. Si può risentire il verso? Ah, ok. Forse ho capito che cosa. Verso? No, non ce l'ho. Non ce l'ho. È bello che col bingo lo cercavamo tutti i giorni, un po' come un palindromo. Giraffarig. Che a 1,5 metri, una giraffa, non ci pensi nemmeno tanto. Nonostante 1,5. No, non è Poli, ragazzi, il Pokémon. Ok. Spin... Ah, io voglio i versi. Ma loro non tocca a me, scusa. A caso. Ci sono 50 punti di nuovo, che sono quelli che ha lasciato Edo, perché ha usato l'indizio, quindi la sua domanda si è svalutata, vale solo 50, il banco li ha assorbiti. Andiamo, Creepy. Allaghi. È buona host per questo Crappo. Questo è faccio... il mio campus, se sbaglio potrei faccio io messere. 3, 2, 1. Cinque secondi passati. Minchia, fammela risentire. Vado cioè, fai l'aiuto. E si svaluta. Vado avanti per altri 15 secondi. Ho capito cos'è. Però. Che cazzo suonava questa? Il tempo è giunto al termine. Volte la, quante volte l'avrò sentita? È su Pokémon Smeraldo. È di terza gen, secondo me. Ce le hai tutte. È che manca il titolo. Dove? Manca il titolo dove? Casino di terza gen. Il casino!
Ti stavo chiedendo tempo. Cazzo. Immediatamente. 100 punti per Crappo che prende i 50 lasciati dal Masseo. Il casino. Non mi ricordo per un attimo, non ricordavo il casino di quella. Ci sta. Gioco. Pardo. Vado. Lo volevi ed è arrivato. Dai, sì, verso. Gatto. Impronta. Ti chiedo se vuoi gli aiuti, vuoi darmi la risposta adesso. Ma l'ha già detta. Non l'ho sentita, chiedo scusa. Gatto, vediamo. Tutti gli altri indizi, che ovviamente 1,9, 95 kg, quarta gen. Garcio, 200 per Pardo. Edo, vado. Figa. Tanto, minchia, dal verso comunque non è facile, per me non è facile. Pokédex, per Edo. All'acchi, userei dire. Vediamo. Si nasconde sottoterra in zone aride, lontane dall'acqua. Risale solo per cercare cibo. Risale solo per cercare cibo. Aiuto. Vediamo l'aiuto, vediamo l'altra voce. Se cade da una grande altezza può salvarsi appallottolandosi e rimbalzando. L'unico che mi viene in mente è quel coglione di Trapinchman. Ti chiedo se è una risposta o se è una conferma. Sì, è una conferma. Non è Trampich, è Senshu, che si appallottola e vivendo sottoterra sale via. Il banco assorbe 50 che potrà prendere forse adesso Creepy. Spinno. Vai. Un'altra ID card. Nuovo. Sentiamo il verso. Pardo è un po' di testa, eh. Impronta? Posso risentire il verso oppure... Sentiamo il verso, sì. Ok, dammi l'aiuto. Come? Dammi l'aiuto. Aiuto, prego. 09. 26 kg e mezzo di seconda gen. Verso? Vale 100, Questo rosicherò tanto quando lo sbaglierò, perché un nome ce l'avrei. Ti diamo la risposta? Ti dico Magby, ma non è Magby, è troppo alto. Signor Espio, okay. Un verso che è un piacere quasi sentire. Il banco assorbe 50 che potrà eventualmente rubare il Pardo. Procedo. Abbiamo una descrizione Pokédex per il Pardo. Andiamo con la terza. Le sue zampe si sono trasformate in ali, rendendolo molto goffo negli spostamenti a terra, dove ormai può avanzare solo strisciando. Le sue zampe si sono trasformate in ali, rendendolo goffo nei movimenti a terra. Aiutino. Vediamo la parte 2. Con il secondo paio d'ali ottenuto dall'evoluzione, vola verso le prede in modo ancora più veloce e silenzioso. E questa è incredibile. Stiamo parlando di qualcuno che ha... dietro di sé. Boh, mi viene... Allora, quindi se le sue zampe si sono trasformate, si sarà evoluto. Sarà un'evoluzione di qualcosa. Con il secondo paio di ali ottenuto dall'evoluzione, quindi inevitabilmente è uno stato evolutivo avanzato. No, non lo so. Il banco assorbe 50 e vi stupirà sapere che è Crobat. Che perdendo le zampette di Golbat, anche nell'artwork, effettivamente non si muove a terra praticamente, e si muove in maniera come i draghi, no? Che vanno in giro così a gattoni. Era difficile questa, però. Era difficile. L'avevo già sentita. Cazzo, Edo, dimmi. Ti tocca una host. Le faccio io messere e andiamo con la seguente. 5 secondi e poi interrompo. Che godo. Vado avanti o... Vai avanti, bici, per evitare che il banco prenda 200? Questa è carina.
Sì, vai avanti, non ho... Ti dico, le Olimpiadi di come cazzo era, su che gioco erano le Olimpiadi? Cosa sono le Olimpiadi? C'erano le Olimpiadi, dovevi fare le gare, dovevi fare il 100 metri, dovevi fare la corsetta, come cazzo il era? Il Pocketlon? Sì, il Pocketlon. È la risposta sbagliata. Ed è la risposta sbagliata. Si sono le gare di bellezza, cazzo di gare di vaffanculo, di bellezza, di quelle cose là incredibili. Ma vaffanculo, ma chi le giocava quelle quelle dai, tra l'altro la versione dopo, remastered dai, abbiamo preso. Ma 200 per favore, punti. Vera quella cogliona di Vado. Vera le gare bellezza. Creepy. Se non è Vera? Se non è Vera? È Brandon. Skip spin. Di card. Ma basta i di card. Verso. Ma non le so! Mio padre, questo lo... Impronta! Questo lo... Ridammi il verso che stavo urlando. Ti devo chiedere un aiuto perché l'ho già sentito ma non riuscirei mai a identificarlo. 0,9 metri per 120 kg di terza gen. 120 kg verso? 0,9 metri per 120 kg sarà l'Iron. Iron! 250 no, vale questa, no. Perché prendi 200 dal banco, Mica cazzi, oserei dire. Visto? Ci voleva una percentuale di peso importante per essere 120 kg. Alto, alto così devi essere la tavoletta di Cristo. Mentre tanto tocca a Pardini, piscio. Vai. Beh, in caso facciamo anche Edo dopo. Cioè, facciamo di nuovo Crappo e poi da Edo. Vado per Pardo. Vai. Queste sono le tue preferite, però. Non gli puoi dire un cazzo, eh. Ma io le cederei tutte, perché... Infernale. Flexata proprio... Manco, ma manco che animale vedere, che sei, ma manco vedere. Questa era forse la più facile, il verso più facile, perché c'è quella parte finale che sa un po' da scimmia, se vogliamo. Purtroppo nel banco non c'è niente, quindi Pardo, ti prendi solamente 200 punti, se vogliamo dire solamente. Io, dato che Edo è andato in bagno, anticipo il turno di Creepy. Vai, va bene, Creepy. Tanto no, non cambia niente, la ruota è a caso. Un po' come la pill. Poi non è vero, però. Prego. Allora. Pokédex per Crappo. Okay. Vediamo questi. È la prima, Pokédex. Questi ti aspetta, dai. È un Pokémon estremamente cauto. Se avverte un pericolo, si dà subito alla fuga saltellando. Urca, questo l'ho sicuramente letta, però così non vorrei lasciare i 200 sul banco, quindi ti dico aiuto. Ha delle orecchie molto delicate. Se le si toccano con forza, scalcia con le sue graziose gambe. Ovviamente, qualora Creepy dovesse lasciare dei punti, Edo non li potrà prendere perché Edo gioca prima di Creepy. Certo. Caspita. Ti dico, però non credo che sia lui Whismur per le orecchie. Non è Whismur, ed è Buneri. Buneri. Lopanni. No, Lopanni in realtà, non Buneri, credo Lopanni. Ah, no. Verifico un attimo, messere. Ah, non ce l'ho. Ah, ce l'ho scritto qua. Porca puttana, non c'è scritto lì. No, ve lo dico perché ci tengo a fare anche informazione, a fine dei conti è anche giusto. Non so chi sia, ragazzi, onestamente, non c'è scritto da nessuna parte. È Lopanni, confermo essere Lopanni. Lavora un G. Recuperiamo il tuo turno di prima. Dai, ovviamente. I 50 punti non li potrai quindi riprendere. Sì, ovvio. ID card, per Edo. Ma Dio. Proviamo a vedere se mi dici altri dettagli. Difficile sì. Questo. Vediamo sì, che è alto. Dettagli, sì. Meno di un metro. Pesa 16 kg. Ed è di seconda gen. Ma mica me le sai tutte. Te come cazzo vai a riconoscere i versi? Guardo, è l'impronta. È già poco. Ah, adesso che ci penso, è vero. C'è una. Oh, lo fa. Cellofan. Posso risentire? Sì, hai detto cellofan. Cos'è che hai detto? No, non lo so. Lo lascio dire a Pardo? Dali Bird!
Delibird. Ma pardon, ma scusa, è un mostro, ma scusa, ma come cazzo l'hai pescato Delibird? Vabbè, no, GG. Vi spiego, io volevo farlo un round sui verso, ho detto, ma chi cazzo li conosce? Porca puttana, avrebbe distrutto tutto, quindi per fortuna non l'ho fatto. Sono meta i verdi, cazzo, no, Tocca a Pardo, appunto, perché il giro era questo. Giro e vediamo cosa succede. Siamo verso la fine, perché iniziano ad esserci poche voci per alcuni... Eccoci qua, ecco qua, Flex era di nuovo, mi sa, eh. Eccolo qui. Ma vaffanculo, fare in culo, va. Stai, Duck. Questo mi sa che lo sapevo anch'io, eh. Tutti impossibili, poi arriva la papera di merda. Questo mi sa che lo sapevo anch'io. Ma Cristo, la Dio, sapevamo tutti questo. La papera. Ornitorinco di papera. Merda. Punti che sono anche i 100 del banco. Quindi, va. E Pardo sta flexando la conoscenza del Tom e Mark Bresciano? No. Vai, vai, fai la posa, fai la statua. Eccoci qui, va bene. Edo! Ormai il round potrebbe giungere a termine in un paio di manche massimo, in un paio di giri massimo. Edo. Piccolo Pokédex. Mi sa Ok. Tanto per cambiare. Molti lo temono e lo detestano, credendo che porti sfortuna a tutti quelli che incontra di notte. Sono 200 se il banco, sul banco se sbagli, eh. Cazzo. No, dammi l'aiuto. Si sveglia al tramonto e vola nella notte buia. Un vecchio proverbio consiglia di tornare a casa prima che questo Pokémon si alzi in volo. Ah no, non è quello che credevo. Marco. Tutti. Mi sa che io e Pardo abbiamo pensato la stessa cosa. Sì, subito, abbiamo cannato. Marcrow. Uccellino di merda. Absol, giusto? Absol, no, Absol è, sarebbe giusto per la prima. Infatti il bait era, questi dicono Absol, lasciano giù 200. Io avrei baitato. Io avrei fatto il bait. Vabbè, solo 5 credo, però. Lui prende il volo. Crapo. Vai, gira. Un host. Una host. Vabbè, guarda, come regalartela, vedendo due tuoi video, come regalartela. 5 secondi. Cinque secondi andati. Minchia, sai che ho avuto un lapsus? Azalina. Sì, Azalea, comunque. Sì, Azalea, scusami. Ho avuto un blocco mentale, ho detto, aiuto! Se ci sbaglio questa finita. 200 per Crapo, che inizia a svuotare anche questa categoria. Pardo, eccoci. Sta dominando Pardo in sto round, comunque. Poi ci saranno altri due, quindi... Rimane tanto poi... Azalina in italiano, chiedo venia, non conoscevo in italiano. Azzalina in italiano, sì. Pokédex per Pardo. Mi sa che è il secondo tipo. Una roba del genere. Sì. Raramente si mostra agli umani. Si dice che nidifichi nelle zone dove è caduto un fulmine. Prime 4 gen, ricordo. Vabbè, dammi l'aiutino. Scarica elettricità dalla criniera. Crea nubi temporalesche in cielo che fanno cadere saette. Avrei detto una roba, ma criniera mi butta di fuori. Già. Senza leggere la seconda parte avrei detto... Lo posso dire? Per fare il ragionamento voce alto? No, finché non mi dici la mia risposta è... La prima parte avrei detto Zapdos. La seconda, non lo so. Criniera. Criniera o è un cane o è un cavallo. Cavallo è quinta gen, Zebstrika, cane è 1, 2, 3, o è Manetric o è Luxray. Anghingo, mela verde, Manetric perché mi garba. 50-50 preso, Pardo. Manetric. 50-50. Mentre il 50 era proprio con Luxray, che bene o male ha un atteggiamento un po' diffidente, anche se più incazzoso, oserei dire, più che diffidente. Come nidifica. Infatti anch'io ero molto perplesso. È assurdo, ma effettivamente sono tutti ovipari. Nidifica, sì, non chiedetemi perché io copio il Pokédex di Wikipedia. Fanno tutti le uova. Fanno tutti le uova, cazzo. No, è giusto. No, è giusto. Sì, è vero. Fanno tutti le uova, merda. ID card per Edo. Penultimo, peraltro, sarebbe. No, Pard,
Pardo, se sai pure questo è incredibile, non è? No, ma che cosa? No, ragazzi, ma cioè, nel senso, Pardo è forte, che vedo lì. Ma seriamente? Dammi gli aiuti. Vediamo gli aiuti. Un metro e tre per 77 kg di terza gen. L'impronta è pixelata perché è grande, ma è un cerchio. Cacturn. Oh, bella! Cacturnante! 50 per sì, Edo! Sì, sì. GG, guarda, per me indovinare questi è parte Pardo che sta flexando la sua conoscenza, questi non sono facili, eh! Io non sono un singolo verso, ragazzi! Versi, sui versi, cioè, penso sia l'unica cosa in cui sono fatto, tipo le host, pensavo di essere... Quelle che mi piacciono li conosco, sì, quelle che hanno detto creepy io non le sapevo, sono veramente solo culo alle domande. Vabbè, ci vuole anche quello. Forse è l'ultima, dipende se esce un'altra volta la stessa, vediamo. No, ID card, eccoci. E allora ID card, ultima domanda di questo round, quindi, visto che poi abbiamo terminato. Audio. E non hai impronta. È l'ultima, quindi poi finisce il round? Sì, se dovessi lasciare punti non li prenderà nessuno. Allora te la sparo, Dusk Noir. Non è Dusk Noir. È alto 2 metri. Lord. Pesa 130 e Wailmer. Wailmer. Lui c'è un po' più profondo Wailord. Infatti ho detto prendo il prima così magari faccio un trecchino. Va bene, ci sta, dici Creepy. Ho detto non lasciamo niente al casino. Abbasso i giochi d'azzardo. Merde. Signori, quarto round. Attiviamo la soundtrack e di nuovo vi devo chiedere di utilizzare il piccolo buzzer. La migliore parte del Poi Quiz Show, vai. Adesso io lo attiverò e voi buzzerete e io bestemmerò. Io farei una bella prova, giusto? Per vedere se funziona. Chiedo a Enrico della Matrix, che suppongo sia in ascolto, mi dice: Safari non può aprire la pagina, mi sa che è caduto il buzzer. Alziamolo, Matrix, cortesemente. Nel mentre io vi spiego il round. Questa volta vai. A turno, quindi non ci sarà una persona che partirà. Ok, andrete a caso. In questo lo vedete, questo mondo è ambientato insomma all'interno di dello spazio e come vedete c'è Deoxys, che è il Pokémon considerato DNA, e proprio da qui noi partiremo per questo round. Tramite delle tracce di DNA voi dovrete indovinare il Pokémon che è presente nella casella vicino appunto a Deoxys. Se prima abbiamo usato delle caratteristiche, se vogliamo, di fisiche, altezza, peso, generazione, in questo round invece utilizzeremo quasi solo caratteristiche in-game, ok? Passo anche leggermente. Quindi vedrete cose del tipo il tipo, il gioco di parole, se ha uno o più tipi, eventualmente le sue debolezze, le sue resistenze, mosse importanti che impara, eventuali per 4, abilità, base stat, la statistica più alta, la generazione, se si evolve, se si evolve con pietra, se ha postati evolutivi. Ci sono informazioni di ogni genere, ogni Pokémon avrà un modo tutto suo di costruire il suo DNA, ok? Qui, quindi, chi si prenota può dare la risposta, ma se nel puzzle il Masseo si prenotava anche un po' spammando, qui prenotarsi costa, perché se voi vi prenotate e sbagliate, perdete 30 punti. Okay. Potete prenotarvi ancora, ma avete perso 30. Viceversa, per ogni prenotazione, se mi prenotate correttamente, mi dicono che il buzzer funziona, vi chiedo di riaprire il link che vi ho dato a voi ragazzi, cortesemente, su Telegram, quindi chiudete, riaprite la finestra, oppure se siete sul telefono aggiornato. Uguale, assolutamente uguale, e poi buzzate appena... Ah, aspetta, devo ricaricare anch'io, un attimo solo. Io devo fare la pisciarella. Vai, assolutamente, ricarico anche io, giustamente. Io sto spammando, Poli. Sì, sì, ma so io che non ho aggiornato. Sì, ho resetto qui. Aspetta, ricarichiamo... Eccolo! Carichiamo la fonte. Ok vai, vai anche tu, Crappo, cortesemente. Sto spammando, ma non va. Hai ricaricato la fonte anche tu, un F5? Ah, no, devo ricaricare anche Fai un F5, sì, se sei lì da un F5, ok? Perfetto. E dove me lo rifai anche te, per cortesia? Tanto so che non vedi l'ora, aspettiamo il pardino. Quindi, per ogni dettaglio non usato, proprio come nel puzzle, però qui prendete 50 punti. Quindi prendete 50. Ma con un massimo di 300. Quindi un massimo, sì, se sei una bestia puoi prendere 1, 2, 3, 4 più la risposta, quindi massimo 300. Ricciata fatta. Però indovinarne con una No, certo, ma certo, super potente. Tipo acqua potrebbe essere leggermente. Io direi che potrebbe essere una merda. Io resetto. Va bene? E facciamo il primo, così vediamo subito cos'è. Prego. È un Pokémon normale. Dovete prenotarvi? No, un po' generico. Direi di no. Vediamo un altro piccolo indizio. La sua statistica più alta
sono i punti salute. Ok. Si stringe il campo, però anche qui... Ah, mi sono dimenticato di dirvi, anche qui, prime 4 gen. Abbiamo la forbice, pensate... Possono questi... essere tutti gli stadi, giusto? Sì, ci prova Edo. Blissey. Meno 30, Edo. Era un'idea. Meno 30. Va però bene. Puoi giocare ancora. Resetto e vi mostriamo un altro indizio. Ha solo un tipo, quindi è solo normale. Non è detto. Assolutamente non è detto. Vediamo un altro pezzettino. Prima o dopo di lui ci sono due Pokémon. Due. Quindi lui, lei, si evolve un totale di due volte, no? Stadio 1, stadio 2, stadio 3. Sono ancora tanti Pokémon di questo genere, no? Forse 5 o 6 in realtà. Con il quarto con il quinto indizio che vi sto per dare, però, sono meno, perché ha 490 base stat Pardini. Cenzi. Non è Cenzi, ha molti meno base stat. Perde 30 punti. Creepy. Eppini? Come, scusami? Eppini. Non è Eppini. Altri 30. Potete prenotarvi a spam qui, eh? Se no io darò la risposta tra poco. E quindi a 490 base stat, comunque, mi sembra. Ah, minchia, pensavo, pensato sotto, scusa, ho sbagliato. Ci arrivo. Ho visto, ho letto male, niente. Dice un Pokémon, 490 base stat, si evolve tre volte in totale. Due volte, scusate. Che ha peculiarmente tanta vita. Aspetta, aspetta, due volte in totale? Due volte, cioè nel senso, tipo, vabbè, posso fare l'esempio. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur. Si dice due okay. Stadi evolutivi. Appartiene a una specie che ha tre stadi evolutivi. Esatto. È tre totale. Sì, vuol okay. Dire... Sì, esatto, sì, beh, se no... Può essere quello intermedio, non è che si evolve due volte. O può esatto. Essere anche l'ultimo. Sì, 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 può sì, essere sì. Il primo o l'ultimo. Vi lascio qualche secondo. Questa è forse una tra le... Non dico tra le più difficili, però è difficile. Arre. Ci prova Creepy? Ti dico Explode, ma non credo. Invece Explode, pensa a te. 4,90, la Kaizo non mi ha insegnato un cazzo. Ti ha insegnato un cazzo. Anche un buon Pokémon nella Kaizo, peraltro. Certo che è buono. Non perdi 30, perché ovviamente la risposta è giusta, e ti prendi purtroppo solo 50, però. Quindi. Vabbè. Ho perso i 30 prima, quindi sono un attivo di 20. Sei un pochino avanti, esatto. Grande, vai. Punti per Crappo. Resetto e andiamo a vedere il secondo DNA da ricostruire. Primo indizio. Prego. Non ha evoluzioni. Singolo stadio. Sono un po' tanti, dici, no? Tipo un centinaio. Aggiungiamo qualcosa. Prego anche quello sotto, Enrico. Ha almeno una debolezza ad erba per due. Il che significa che potrebbe averne altre. Come potrebbe avere anche una per quattro. Quindi stringe un po' il campo sui tipi. Però anche qui, quanti sono? Sono tanti ancora, sono una quarantina. Aggiungiamo un indizio. La sua statistica più alta? Attacco speciale. Attacco speciale proprio, pam! Con due per a erba e senza evoluzioni. La quarta è fondamentale perché... Vediamo? Tra le sue mosse risalta soprattutto l'appartenenza di... Psiconda il Masseo. Io direi Lunaton. Di tipo anche roccia. Volevo 100 punti per Edo. 50 tra tutte e due. Che è là, cioè. Peraltro. Anch'io avevo io lo immaginavo, 50. Però pensavo, visto, dai, trattato no, così stronzo da... non sarà così stronzo. Un coglione. Da mettere la risposta lì, no? Invece va bene. Easy. Andiamo al terzo. Terzo DNA da ricostruire partendo da tipo almeno acqua. Vuol dire che può averne due o... Tutti. O uno solo. La maggior parte. Io restringo un campo, ma non così tanto, perché vi dico che oltre a questo, mentre resetto il buzzer, vi aggiungo che come abilità ha nuoto Velox. Minchia, ragazzi. Ok. Sì, in realtà questo ha restretto tanto, non pensavo, siamo visti la Wikipedia, ha restretto tanto, Sì. Però, quanti sono i Pokémon con... 30? Difficile. Una dozzina. Sì, una ventina, sì, forse meno, sì. Aggiungiamo il terzo. Sua statistica più alta è la speed, ci prova Creepy. Loazel.
non è Floazel. Orco 2. Aggiungo un indizio, tolgo punti a il signor Creepy e ci prova Pardo. Se ne zuppa e pan bagnato, sarà Buizel, perché quarta gen è lui. Con un totale di 3.30 base stat. Vaffanculo, certo che è Buizel. I Pokémon si evolvono anche. 100 punti, visto due soli quadrati non rivelati. Non sono solo i fully evolved. Certo, se no, pensate solo a quelli. Ci sta. Andiamo con quarto DNA da ricostruire. Quasi mezzo round. Vabbè, statistica più alta la vita. Dici, quanti sarà? Boh, 200. Andiamo tranquillamente al secondo, che ha almeno una debolezza 2 per la roccia. Può averne altre. Stringiamo il campo a dei typing, quindi, no? Sapete meglio di me cosa è debole a roccia. Ma anche con debolezza roccia e statistica alta, quanti sono? Sono tanti. Aggiungiamo un indizio. Come abilità ha sguardo fermo, che teoricamente, correggetemi se sbaglio, è Keen Eye in italiano, in inglese. Quindi stiamo parlando di un Pokémon. Sguardo fermo, con almeno la per due a roccia e tanta vita a livello di base stat. Che qui sono pochi, sono 8, 10 forse. Restringiamo il campo aggiungendo il quarto, cioè che si evolve a livello 20, attenzione! Il Pokémon si evolve a 20, questo vuol dire che è sotto, che è usa di base? Può essere che o si evolve, quindi voi state cercando chi c'è prima o chi c'è dopo. Io vi dico, si evolve al 20. Si può usare sia per lo stadio dopo che per lo stadio prima. Ok, ok, ok. Ci prova... Pardo è un po' lì che dice... No, perché ce ne sono tre. Due, tre. Sono tre? E allora io vi dico, ma qua veramente il dito più veloce sarà importante, che questo Pokémon ha il tipo normale volante, il Masseu subito. Vabbè. Noctowl. Ah, se Utut. Non è Utut. Avrei detto... Spearow. Non è... Spearow. Potete prenotarvi quanto volete, perché diciamo che abbiamo un quadro di fronte a noi di un Pokémon che siamo lì, siamo veramente lì. Creepy PG8 e Deoxys incassa, perché non è nemmeno PG8. Però, cioè... Che non si evolve al 20. Dai, dacci l'ultimo. Ma infatti... Se io vi faccio dell'ultimo, però non prendete punti. Io se volete ve lo faccio dell'ultimo, però non incassate. Vi lascio qualche secondo, se no incasso. Perché l'ultimo è l'immagine proprio. Certo, sì. Il Masseo. L'unico che è... Però non sono sicuro della bit. Taillow. Non è Taillow. E allora non lo so. Deoxys risucchia, che poi si evolve a livello un po' più alto, sono bel 22. Allora ragazzi, mi stupisce il fatto che se non è zuppa è pan bagnato anche stavolta, perché se non è Utut è Noctowl. Ma lo fermo Noctowl? L'avevo detto Noctowl. Ma mi hai confermato Utut. Sono un coglione. Mi hai confermato Utut, scusami. Cazzi tu, che te devo dire io. Va bene, avete bene capito? Introduciamo anche nuovi modi per vedere questi Pokémon, forse in questo ne vedremo di nuovi. Dios. Questo Pokémon impara, tra il suo moveset, una mossa che è Sgranocchio. Sono tantissimi, sono tanti. 200. Diciamo, 200. Dalla prima alla quarta saranno un centello, dai. Però ha anche tanto attacco. Cioè, la sua statistica più alta è l'attacco. Ok. Credetemi, la forbice si è ristretta tantissimo. È che è assurdo arrivarci così. Però dai... Vi dico anche che è di tipo almeno terra. Il Masseo. Garchomp. E purtroppo Deoxys incassa. Ma puttana la troia. Ha due stadi evolutivi. Quindi vuol dire che sono due. Sono tre. Due stadi. Se no è uno stadio evolutivo. Uno stadio evolutivo vuol dire che si evolve una volta, no? Due stadi vuol dire che lui o l'ultimo ha due pre-evo o due evo, no? Quindi è una catena da tre. È una catena da tre, va bene, dovevo scriverla così, ok. È una catena da tre. Google dice questo, Wikipedia dice... Stati voluti due, però va bene. No, scusa. Ci mancherebbe... Anche a me è stunnato, però ho detto, io mi fido di Wikipedia, sì. Giustamente. Due stati evolutivi, che impara Sgranocchio, con tanto attacco almeno di tipo terra. Ci prova Creepy?
Trapinch. Non è Trapinch. Sono neanche sicuro che lo impari, sgranocchio. Vabbè, ti dici. Però il Masseo subito dopo? Krokorok. Non è Krokorok, okay, ricordati. Anzi, non ti tolgo i punti perché non è una risposta che potevi darmi, essendo solo le prime 4 gen, come ho detto all'inizio. Quindi non può essere una risposta valida. Quindi, se vuoi prenotarti, non è valida come risposta, è proprio sbagliato darla. Ragazzi, sì, io no, se vi aggiungo la prossima, però, è il dito più veloce. L'aggiungiamo? Ha una per 4 ghiaccio. Pardini. Torterra. Torterra. Torterra c'ha tra il suo moveset proprio di quarta gen learning di Sgranocchio, che poi va da tutt'altra parte perché come si vedeva era così. 50 punti per Pardo. Se fuori Gabite ti uccidevo. Lo so, è vero. Che lì bisogna dirlo, bisogna dirlo. Però dai, due volte di fila lo stesso joke. No. La velocità forse la più. Primo indizio. Sì, non me lo ricordo. Abbiamo stretto il campo di una falciata enorme perché questo Pokémon ha vigore. Sono 18. Il problema è che in quarta gen quelli che hanno vigore non te ne frega un cazzo, è inutile. E allora io ti dico che però è un doppio tipo. Calma Enrico, che questo creepy la butto. Aggron. Non è Aggron, però giustamente dici io lo conosco, c'ha vigore, lo so. Resetto il buzzer. Giungiamo l'indizio numero 3. Che si evolve o deriva da un'evoluzione, ok? Quindi o davanti a lui ce n'è uno o dietro di lui ce n'è uno. Beh, facciamo così. Di Aggron, purtroppo, con qualche secondo in più l'avremmo escluso. Beh, ma ci mancherebbe altro, il gioco è proprio questo, creepy, quindi... Aggron non può quindi essere, no? Doppio tipo, vigore, sappiamo... La forbice è veramente piccola adesso, ve lo garantisco. E la ristringo ancora dicendovi che impara Sassata. Tra le sue mosse forse più tipiche c'è Sassata. Ragazzi, cioè, aspetta, uno stadio evolutivo che deriva... Minchia. O si evolve, o prima di lui ce n'è uno, Pardini. Steelix. Io resetto e dico che non è Steelix. Pardini. Onix. Io resetto e ti do 50 punti. No, te ne do 100, che è di prima gen ed è Steelix, essendo non poteva essere che altro. 50 l'ho perso. Eh sì, ma Onix, è così. Scusa, doppio tipo è roccia terra, vero? Roccia terra, certo. Settimo DNA da ricostruire. Questo Pokémon ha almeno la debolezza erba e lotta, almeno. E a parte già è partito. Minchia. Ok, allora quali sono i Pokémon che... Vabbè, ok, sono tanti. Partito tutta la macchina. Però non significa che abbia solo queste, ovviamente. Certo. Sono comunque tanti, dici, sono tanti tipi che si fondono. Andiamo a vedere che non si evolve in alcun modo. Lui non ha evoluzioni prima o dopo. Giustamente... Voi non potete vedere la chat, ma la chat è tutta dalla direzione che mi aspettavo che prendesse. Sono molto fiero. Il Masseo! Il mostro di Loch Ness. Lapras. Boia. Bravo. Puttana troia! Acqua, ghiaccio. 200! Merda! Sculata non da poco, eh. Poteva anche essere un roccia, poteva essere... essere un roccia terra, stavo vagliando ogni roccia terra... No, la chat... evoluzioni, ho pensato... Ma poi è coleottero, e quindi... Ovviamente non vi devo spiegare il resto, secondo l'ultimo canto, fuori, chi meglio di Lapras. Ottavo DNA, verso la fine del round. Partiamo subito dicendovi che ha 405 BST. E fa K. E quindi fa K la merda, esatto. Un po' dappertutto anche, no? Che sia Kaizen, no. Fa sempre cagare. Però... quanti sono? Pochi in realtà, è molto pochi. Sono troppissimi. Però, se io vi dico anche che la sua statistica più alta è la velocità, Creepy mi prova a dire che... Dugtrio. Non è Dugtrio. Dio merda però, dai, forza. Il primo bestemmione l'avevano quotato per no, ma è già successo. Ma comunque è contenuto, quindi va bene. Speed alta, velocità. Sì, speed alta. Statistica alta, sì, velocità, speed. 405. Terzo. 405.
Non ha evoluzioni il capo. Minchia. È stand alone lui. Lui c'ha 4-0-5 base stat e se le ha sudate tutte. Se le ha portate tutte da sé. Ha fatto un bel lavoro di merda. Ha fatto un lavoro di merda. Sì, ma aspetta, diventa sempre peggio secondo me. Aggiungiamo il fatto che questo Pokémon è di terza gen. Non si evolve. Io credo la forbice sia... Non posso dire uno, secondo me. Io dico solo pochissimo. Io ve lo dico, fermo Henry. Se io clicco, se do il via, è il dito più veloce. Quindi vi lascio qualche secondo ancora e poi vi dico una cosa. Il terza gen è evoluzione. Però se... E se sono due... Mi incazzo. E non Plasol. Non è Plasl. Creepy. Ti giuro se è Minun. Secondo me ci ha preso ed è Minun. Sei un merda. Dai, sei un figlio di puttana. Io ti ammazzo. Dai, sei un pezzo di merda. Ma non è possibile, dai. Ma vattene a fanculo. Anzi. No, sei un pezzo di coglione. Un secondo. Ma la prendevi. Competitivo, eh. Sei già pronto. La prendevi. La prendevi, zi. La prendevi secca. Secca. Tu. Era del 50-50, Sclera, già pronto. No, no, si comincia. Ma giocava. Ma dai, ma giocava che cazzo? Vabbè. Un cazzo, sei secondo. Ma culo, è prima Noctowl e poi sto pezzo di merda. Sti topi della minchia. Ti rispondo come vorrei che mi rispondessero. Lucky. Ma è indizio. Fare il culo. È Jinx. La coglione. Statistica più alta è contemporaneamente la difesa speciale e la velocità. Cioè, proprio pari merito, questo entrambe. È un po' di merda. Però, sono pochi, però giustamente come fa a venirmi in mente? Io vi dico che ha almeno una per due water. Almeno una molto per due. Molto interessante questa cosa. Che significa che può essere quanti tipi? Tra quattro, oserei dire. Tre. Però, e io come cazzo lo so, aggiungiamo il fatto che lui abbia come abilità fuoco ardore, per gli amici Flash Fire. Porco Giuda. E qua la forbice non è che ha falciato, ha tagliato tutto tranne, oserei dire uno. No, forse non, forse, però, uno. No, no. Special, mi lascio elaborare. Special defense. E velocità. Però anche qua, zi, come faccio io, Mattia, a indovinarlo? E allora io ti dico che lui si evolve una volta. Attenzione, prima o dopo, come sempre. Ma fuocardore è l'abilità da Nabbi? Non so, conosco questa lore, probabilmente. C'è un'abilità. Vabbè, okay, Ninetales. Questo Pokémon si evolve una volta perché la prima è una pietra e le base stat sono 5-0-5. Avevo il dubbio che fa scrivesse così tanto special defense. 100. Quanto di special attack rispetto alla special defense? Non ne ho idea, però... Base 100. Comunque è una... Queste sono le due stat più alte. Ultimo DNA da ricostruire prima degli ultimi round. E vi dico subito, non si evolve. Via, togliamoci dalle palle evoluzioni. E uno, così. Bah, stadi evolutivi, qua ce li togliamo. Vi dico anche che... Le sue statistiche più alte sono contemporaneamente attacco e difesa. Contemporaneamente attacco e difesa. Boni, che qua ce n'è uno che quando io clicco è veramente... Cliccate anche voi se clicco. Però non è ancora il prossimo indizio che vi dico che lui nel moveset ha ombra notturna. E oso dire, forse tra... I più iconici ad avere ombra notturna. Non so, però. La mia sensazione, quindi parere soggettivo. Ci prova il Masseo? Sableye. Di terza gen, senza debolezze. Con gli occhi diamantati, 150 per Edo. Sableye, sì, vabbè, però. Ombra notturna, lo prendi nella grotta con ombra notturna, via. I DNA sono stati ricostruiti. E quindi ci muoviamo al penultimo round, dove qua
Enrico, regista, si prende una pausetta perché qua non c'è da attivare un cazzo. Perché sopra le vostre teste, voi non lo vedete, non lo vede nemmeno la chat, perché sennò chissà cosa avrebbe scaturito. C'è, mi scrivono messaggi in giro, c'è un Pokémon. Però voi non avete idea di quale Pokémon vi abbiamo appiccicato qua in fronte, ok? Non avete idea di qual è il Pokémon che avete qua, nella vostra fronte. Quindi come facciamo a riconoscerlo? Che è l'unico obiettivo di questo round. L'unico obiettivo di questo round è quello di chiedere a me domande per far sì di permettere a voi di riconoscere qual è il Pokémon che avete appiccicato qua. Ok? Il problema è che, uno, io posso rispondere... Ah sì, attiviamo la traccia musicale, Enrico, nel frattempo. Io posso rispondere solo sì o no alle domande che mi porrete. Quindi se tu mi dici, Poli, è un Pokémon di tipo fuoco? Io ti dico, non posso rispondere a questa domanda. E la seconda cosa è che in questo round si va solo in giù. Non guadagnate punti, smettete di perderne quando indovinerete il Pokémon che avete appiccicato sulla fronte. Peraltro questa è la host, sì, di Torre dei Cigli, esatto. Ora, l'unico che deve ancora iniziare un round per primo è Edo. Naturalmente. Vabbè, in realtà non cambia niente. Io però vi devo anche dare qualche valore. Ovvero, prendo il copione e vi dico che... ho sbagliato, vabbè, ho fatto una domanda di merda, chiedo perdono. Vi dico che voi perderete 50 punti a domanda. Sempre. Se provate a dare la risposta ed è sbagliata, ne perdete invece 100. Bene. Tu dici, ma quindi io sono l'ultimo, non so, Pardo rimane per ultimo, perdo tutto perché non mi arriva il Pokémon? No! Nel momento in cui, per esempio, Creepy e Edo terminano e trovano il loro post-it, Pardo ha 5 domande a disposizione per beccarlo, quindi perde 250 punti massimi, e se non la azzecca nemmeno dopo altre 5 domande, ne perde ulteriormente 250 e gli verrà data la risposta. Quindi qua, testa, domande intelligenti. La forbice di questa... io mi sono dovuto scaricare 40 pagine di Wikipedia per darvi tutte le domande di merda che mi farete. La forbice di questa... è un po' larga. Stiamo parlando di 7 gen. Totali. E vi dico... Non ho capito. Vi dico... Detto ciò, non dirò... Non farò il meme... Edo, parti tu. E mi devi chiedere qualcosa alla quale io potrò rispondere solo sì o no. Il mio Pokémon... Ok. È stato memato da me medesimo? Allora, io purtroppo non ho questa informazione, quindi ti dico, fai un'altra domanda. Vai a fare in culo. Il mio Pokémon. No, è vero, non posso saperlo, magari è successo, io non posso dirti. Porca puttana! No, ma dovevi rispondere sì o no, vai a fare in culo, Poli, nel senso. Ah, ok. Però non posso... Domanda... Ho capito, ok. Però non... Voglio portarti fuori strada in alcun modo. Ha quattro braccia. Quattro arti. No. Io vi consiglio... scrivervi giù le domande che mi fate. Crappo. Il mio Pokémon... è... delle prime tre generazioni? No. Pardo. Il mio Pokémon... è monotipo? No. Ovviamente voi farete sempre una domanda, anche se io vi rispondo sì, voi fate comunque una domanda, Quindi non è che vai avanti, ti dico no. Quindi. Edo. Sì o no? Sì o no, ragazzi? Il mio Pokémon. È di tipo terra? No. Scusami, se tu rispondi sì, posso fare un'altra domanda, è giusto? Sempre una domanda, sempre una. Ok, chiaro. Non cambia niente, che tu giochi subito o no, quindi solo l'ultimo cambierà.
Il mio Pokémon. Sentiamo. È di un tipo che nelle prime tre generazioni era fisico. Ok, ho capito la domanda. E la risposta è... Tu sei creepy, ok? Mi sto assicurando di rispondere correttamente perché immaginavo di domande stronze. E la risposta è... No. Ok. Ok. No, credetemi, è facile portare fuori strada per un'informazione... Pardo. Il mio Pokémon è delle prime due generazioni? No. Edo. Sì, è Akinator comunque. Il mio Pokémon è... Va dalla quarta alla sesta? No. Sì, creepy. Sì, creepy. Il mio... Sono io. Il mio Pokémon... Sì, ha un unico typing? È monotipo? No. Ok. Pardo. Ma che bello, Enrico si sta proprio rilassando qua, Harry, eh? Ci voleva un round dove lo dovevi. Alla 7? Sì. Era la domanda? No. No. Sai cazzo, resta un drago. Ci tengo mentre voi pensate, ci sarà solo un altro round dopo di questo e poi abbiamo finito, eh. È durato meno del previsto. Il mio Pokémon... È di sesta o settima generazione? Sì. Beccato una domanda che ha ristretto tanto. Edoardo. Il mio Pokémon. Dimmi un po'. Che cosa va dalla prima alla terza? La risposta è sì. Creepy. Il mio Pokémon è di quinta generazione? La risposta è sì. Il mio Pokémon è di sesta generazione? E la risposta qui invece è no. Edo. Il mio Pokémon viene da Oen. Quindi ricordami... Terza. La risposta è no. Però sì, è interessante. Edo, te le sei scritte? Ti consiglio di tenere traccia perché... Sì. Crappo. È una di prima o di seconda? Possono essere anche forme alternative? Sì. 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 Però nel caso dovrei dirtelo? Eh beh, sì, certo. Ok. Beh, è un Pokémon diverso eventualmente, un altro. Sì. No, certo. Ha tutto senso. Sebbene sia una cazzata, però... Il mio Pokémon... Mi dimmi un po'. È di tipo drago? La risposta è no. Ok. Pardini. Ora o vado a sparare un po' nel mucchio. Beh, hai delle informazioni. Le hai ricavate delle informazioni con domande fortunate? Sì, è doppio tipo di seconda. Perché no, intelligente. Perché no, intelligente. Diciamo le cose come stanno. Il mio Pokémon, in una delle sue due tipologie, è tipo erba? No. Ok. Edo. Nel frattempo, ragazzi, grazie a tutti per le sub, vi ringrazierò dopo, domani. Grazie mille per l'abbonamento. Il mio Pokémon fa parte degli leggendari? Il mio Pokémon fa parte dei leggendari, la tua domanda, sì. E io ti rispondo di no. Creepy, che è completamente in un tunnel di... Ho beccato una domanda di Cristo, mo come la faccio a massimizzare? Ho beccato una domanda della Madonna, però... Non mi aspettavo mi dicesse di sì. Sei sicuro che non c'è nemmeno un tipo volante, un tipo fisico, giusto? Sono certo. Perfetto. Ma come insegnato. No, perché ti renderai conto che è molto importante questa cosa. È piuttosto altrimenti... importante come informazione, me ne rendo conto. Ok. Mamma mia, non è per nulla
No, non è un cazzo facile. Non è niente facile. In chat stanno sparando. Hai detto che non è monotipo, giusto? Sì. Me l'hai chiesto. Sì, ed è di quinta generazione. Me lo hai chiesto. Ok, capisco. Capisco, ma non so. Hai beccato un sì della Madonna, eh. E hai anche lo so che ho beccato un sì della Madonna, però non posso mica andare su Pokémon Center a cercare Pokémon quinta generazione elenco. Diciamo che ogni volta andare a cercare il la domanda che becca la falce piccola, premia un po', però poi togli una alla volta, ciao. E poi ti mette in questa condizione. Tanto Pardo e Edo stanno già pensando, quindi Edo, il mio Pokémon è di tipo acqua? No. Immaginavo. Pardini. Francesco. I punti vengono rimossi ogni volta nel mentre. Siete... Comunque posso dire, poche domande. Avete stretto tantissimo il cerchio. Nei test non era andata mai così. Siete proprio in tryhard. Il mio Pokémon è monostadio evolutivo o appartiene a una linea evolutiva? È quindi... la tua domanda è un O. Io non ti posso rispondere a O. Mi devi chiedere... Vabbè. E io ti posso rispondere solo sì o no. Quindi ponimela in modo tale che io possa rispondere sì o no. Il mio Pokémon ha... appartiene ad una specie che ha stadi evolutivi diversi? E la risposta è no. Edo. Stessa cosa, il mio Pokémon ha delle evoluzioni? E io ti dico stessa risposta. No. Crapo che è completamente, gli sta fumando la testa. sì, veramente sta, tanto. Sta davvero veramente fumando tantissimo. Sta bruciando tutto quello che c'è in testa. Perché sento che può essercene solo uno qua dentro. Ah, addirittura. Secondo me tu sì. Così credi? Buttamelo quel nome, se lo pensi, alla peggio costa 100, eh. Ovviamente no, perdi la manche, cioè, ovviamente se mi dici il mio Pokémon è... No, sbagliato. Non so il nome però, non mi viene il nome, capito? Ah! Il mio Pokémon è di tipo fuoco? Sì. Non posso rispondere però. No. Ok. Pardini. Un attimo, mi sto scrivendo le notizie. Ci manca il bebè alto. Smesso di fumare la testa, mi sa. E quindi? Il mio Pokémon è di tipo folletto? Sì. Edo. Il mio Pokémon è tipo coleottero? No. Creepy, il cosa mio vuoi fare? È Darmanitan forma Zen? La risposta è no. E sono meno 100. Perché chiedere... Ma c'è stato un azzardo, c'era un'idea. No, era l'unica idea, davvero. La tua idea. Io ti dico... Prego, Pardini. Pardini ha beccato un sì. Il mio Pokémon. Ma porca. Enrico, dammi un attimo il mouse, cortesemente, Enrico. Prendo il mouse un istante. Prego. Il mio Pokémon è tipo elettro? No. Edoardo, per gli amici. Il mio Pokémon appartiene alla seconda generazione, la tua domanda? Sì. La risposta è no. Meno 50. Io, a me è rimasta un'unica opzione, se non è questa potrebbe finire male. Il mio Pokémon è Kyurem bianco? Io ti dico che sono meno 100. Ma pensa a te. Il mio Pokémon in chat hanno le mani così, qua, sono tutti qua, così. Il mio,
Comunque, scusami, cazzo, Pardo, okay. Mi avevi fatto una domanda che escludeva questa opzione, se il ti ricordo. Il mio Pokémon, oltre che folletto, è psico? No. Edo. Il mio Pokémon è di tipo acqua? No. Il mio Pokémon, lo dico con un'affermazione, mi gioco il cazzo, è Victini. E io ti dico che tu non perdi più punti. Ok, grazie a Dio. Porca troia, l'unico che non mi è venuto in mente è lo zero di quel Pokédex bastardo. E nel frattempo Creepy limita le perdite. Se la giocano i due ragazzacci sopra di me. Pardo. Il mio Pokémon ha un'abilità che ha solo e soltanto lui? Secondo solo. allora, io ho studiato, ok? Perché ho studiato e sono praticamente certo di sì. Perché ho studiato. Vabbè, però, se no, te ne faccio un'altra, però vabbè. Ti dico cioè... di sì, perché secondo me in chat hanno beccato e quindi io ti dico di sì. Io, in teoria... me ne sono rimasti due. Uno c'ha un'abilità solo lui e l'altro no. Mi confermano di sì. La regia. Tocca a Edo però. E io purtroppo ho studiato, ma Wikipedia non mi dice queste info. Dovrei cliccare. Se sei così pezzo di merda, vengo in culare. Non so. Il mio Pokémon è di tipo normale? La risposta è sì. Vado. Sei un coglione. Francesco Pardini. Il mio Pokémon è per caso Mimikyu? Il suo Pokémon è per caso Mimikyu? Edo, come l'impressione che mi dirai, il mio Pokémon è... Il mio Pokémon è la puttana dei Pokémon? Definito come? La puttana dei Pokémon. In arte il suo nome battesimabile? Ditto. Sei una testa di cazzo. Sei un... cioè, basta. Ma basta! Oh, comunque, chapeau. Questo è divertentissimo, cazzo. Fa culo. Bellissimo. Bravo, 12 bravo. Euro di fotocopie per stampare tutta sta merda a colori. 12 euro. Vabbè, però vabbè, dai. Amici, spammatemi 55 minuti di ADV. Amici, ultimo gioco. Musica, maestro. Morta la musica. Eh no, perché cambia, perché qua siamo in una power plant, siamo in una centrale elettrica, perché il gioco assomiglia molto, per non dire lo è, a scossa, ma bene. Bello. Allora, questo round terminerà dopo tre elenchi, ok? Partirà Creepy, il secondo elenco partirà Pardo, terzo elenco partirà Edo. In questo elenco che vedete, qui di fianco a me, ci sono dei Pokémon. Tre di questi, tre... poi saranno 4 e poi 5, non corrispondono a una richiesta, a una, diciamo, una frase che io sto per dire. Voi dovete dirmi quindi i 17 che rispondono alle caratteristiche che sto per dirvi e non i 3 che non rispondono. Ma io che ci guadagno? Per ogni risposta corretta, quindi mi dici un po' come che appartiene all'insieme che sto per dare... Prendi 50. Quindi è il contrario di scossa, le devi dire quella sbagliata. Qui devi okay. No, di scossa non devi dire quella sbagliata. No, non devi mai dire quella giusta, certo. Su serio? Ah, ok. Sembra vabbè, un po' dobbiamo copiare. Ok, è per capire. Evitare i copyright, cazzo. Comunque sia. Ok. Certo. Ci mancherebbe altro. Prendi 50 punti, quindi, per ogni risposta corretta, che rimane all'insieme, adesso farò l'esempio. Però se prendi uno dei tre stronzi, se ne vanno 300 punti. Okay. Sono questa tre elenchi. Questa canzoncina è di Battle Revolution. Questa canzoncina no, Power Plant di X e Y. Esatto. Sì, opera. Quindi, o alternativa, sì. Voi avete visto l'elenco, quello. Lo studiate, i Pokémon li vedete, il loro nome c'è. Io però vi faccio una domanda. Allora, premessa. Le informazioni che vi sto per dare sono ovviamente al Pokémon di questo elenco. Contiene l'informazione, perché sapete che quando si aggiornano le informazioni ogni tanto qualcosa cambia. Quindi all'aggiornamento del Pokémon più vecchio di questa lista, che se me lo chiedete in questo momento non mi ricordo nemmeno chi è. Qual è? Boh, sesta gen? Quinta? Aromatis, sesta gen. Quindi io vi chiedo,
Ma in questo elenco a pazzo, via, ognuno uno per uno, uno a testa, uno a testa, fino a che l'elenco non finisce o ci sono solo le bombe, ovviamente. Io vi chiedo che tra questi 20 Pokémon 17 hanno l'esatta percentuale di essere trovati maschio e femmina, mentre ce ne sono 3 che si possono trovare o solo maschi o solo femmine, o prevalentemente maschi o prevalentemente femmine, o perché no, nemmeno una delle 4. Quindi adesso Creepy dovrà dirmi uno dei 17 Pokémon che si trova al 50% maschio o femmina di questo elenco. Dico Swallow. Io adesso, vabbè, cazzo, non te l'ho messo in ordine in elenco. Chiedo perdono, Enrico. Chiedo venia al regista, non gliel'ho messo in ordine alfabetico, quindi deve cercarli. Sono 50 punti per Creepy, a meno che il regista non voglia darli dopo. No, mi sembra li voglia dare adesso, ok. Abbiate pazienza, gli ho un attimo scombussolato al lavoro. Pardini. Quindi io ti devo dire uno che secondo me è 50 e 50. Che è esatto, si trova al 50 e 50. Ratata. Un po' ratata. Sei anche ratata. Facile, proiettile semplice. Edoardo. Geodude. Dici, sarà Geodude. E anche Geodude è safe. 50 per Edo. Capo. Castform. Castform, dici? L'ho giocato io Castform, lo so. Safe anche Castform. 50 per Creepy, pardo. Abra. Sono 300 punti in meno. Wow. Che Abra, attenzione, togliamo Abra. Abra mi sembra sia sotto. Oh cazzo, come si chiama? Eccolo lì, eccolo lì. 15, bravissimo, eccolo lì. Si trova al 75% maschio Abra. Falce di meno 300 a Pardo. Edo, adesso le percentuali giocano a vostro favore. Ovviamente il Voltor. Ora sono solo due, mi hai detto, giusto? Sono due. Ok. E starà stronzo. Chi, scusami? Paras. Paras, dice. Fa essere... Paras è... Safe. 50 per Edo, che non va a 22.000. Creepy. Direi... Polivrat. Polivrat? Polivrat. Safe. 50. Pardo. Non farmi la streak. Audino. Ah... Audino? Sì, è un Pokémon da esperienza, quindi... E quindi è il 50 e 50. Secondo me questo... Bella osservazione questa dell'esperienza. Ma poi... Ha già quella caratteristica lì. Esatto, esatto. Bello. Buono, per Pardo. Edoardo. Carvagna. Carvagna? Carvagna. Safe anche Carvagna. Mi fa fare la... Il regista non mi fa fare l'hype della paura. Ti dico Carvagna, posto, safe. Creepy. Credo che Ponyta sia safe. Credi o ne sei certo? Ne credo. Io ti dico che è safe, Ponyta. Il tuo credere diventa realtà. 50 ancora. Tocca a Pardo. Le percentuali di trovare una bomba levitano ogni turno. Mien Shao. Mien Shao. Sada. Tranquillo, un po', Sì, si caga addosso qua. Safe anche Mien Shao. 350 per il Pardo e tocca Eddo. Io la provo, però non so se mi tradisca. La mia macchina da guerra, Crocodile. Non lo sai? Nonostante lo sguardo incazzato, Crocodile 50-50. Safe.
Era un po' un beitino qua, cazzato, eppure fiftone. Secondo me, però non vorrei dirlo. Non ti conviene dirlo perché viene a vantaggio anche gli altri. Tocca a Creepy però, quindi una me la devi dire per forza. Relicant? Oh no! 87.5 maschio. Ce n'è solo un altro di figlio di puttana qua dentro. Non è... cosa ti dico? Qualcuno... Non tocca a te, aspetta. Tocca a Pardo, tocca a Pardo. Gloria per la lore. Roba mia. È roba tua. Io non lo so cosa hai pensato, ma ti dico che è giusto, quindi va bene. Non mi curo Lili che non ti riguarda. Manco fa così, però scusa, sembra una roba molto più peggiore di quel che già non è. Edoardo, cosa mi stavi per dire? Questi sono dei pezzi di me. Io ti dico lo scorpione. Gliscor. E non ho, cioè, Gliscor? È safe Gliscor, sì. Bro. È safe. Cazzato come un pianeta Terra, eppure safe. Torniamo da Creepy, che uno e uno mi hanno preso già una bomba. Dai, mi rovino, Kirlia. Ce n'è uno di stronzo. E ragazzi, lo stronzo non è Kirlia. Sapevo che era 50-50. Perché non lo sapevo, però è troppo. Pardini. Fluffy. Con una voglia di dirlo più bassa di... Sapendo che è lì. Lo sa che è lì. Ma non è lì. Non è lì. Quindi Pardo, ufficialmente sei safe, perché se Edo e Creepy finiscono, tu non devi rispondere se rimane la bomba. Questa manche. Ne mancano altre due. Edo, 33%. Ne hai vinti, ne hai già persi due di 50. E mi perdi pure questo. C'ho un problema sia con Lapponi che con Aromatis. Lapponi. Direttamente da là, Lapponi. È dove vive Babbo Natale. La Lapponiax. E però me lo devi risolvere questo problema e mi devi anche dire una risposta. No, perché io la rischio Aromatis. Aromatis, la maschera. Aromatis. La maschera per eccellenza. È safe anche Aromatis, bro. E qui la domanda fondamentale è: ci sarà un bait pure? Vai qua. Quante volte vuoi overthinkare? Quante volte pensi che io muova il cavallo? Quante voglio overthinkare oppure tirare a caso e dirti adesso bam, sì, lo panni, vai, fammi esplodere. Non le hai messe tre sulla stessa riga, metagame. A parte che non le ho messe io le bombe, lo panni è safe. Ok. Zoroark, cosa direste? È più femmina Zoroark che maschio. Pardo? Non lo so. Te frega un cazzo. Edo? A sto punto faccio il bastian contrario, maschio. Dici giusto perché qualcuno deve aver ragione. In questo caso sarebbe proprio Edo. Al 75% un maschio. Nonostante punti nell'anime. Punti in più. 50 punti. Nonostante nell'anime, quando appaia, in realtà è una madre. O almeno sembra una femmina. Che protegge un cucciolo. E quindi sembra scambiato per femmina. Ma perché c'ha 20 milioni di punti, Edo? Non è esagerato. Non è, scusami, nel film. No, non lo so, io so il riferimento nell'anime. È il padre nel film. Sì, ma sembra, sai, chi protegge i cuccioli di solito è la madre, no? Nell'ambiente animale, sì, no? Sì, era il padre, mi pare. Sì, però concettualmente sembra... Vabbè, insomma, disabilitiamo il primo round. E ti va a fanculo. E attiviamo il secondo elenco. Questa volta sarà Pardini ad aprire i giochi. No, ma Edo non prende punti perché ha beccato il fatto che fossero 87. No, ragazzi, che l'ho sparato a caso. Ma quanto sono belli! Quanto sono belli i Pokémon che vediamo a schermo? Eh? Ed alcuni è proprio qui. Sì, altri no. Eh già. Ed è proprio qui dove andremo quali a parare. I Pokémon sono brutti. Esatto, e tu dici, ma come si fa a definire i Pokémon brutti? La classifica famosa del... Nel 2021, The Pokémon Company... Madonna. Ha fatto un incredibile sondaggio nel suo popolo giapponese sì. Chiedendo ai suoi fan: ragazzi, votate i 30 Pokémon più belli di tutti, no?
Ovviamente questa lista esiste, quindi è una secondo loro è una valutazione oggettiva, poi vabbè, lasciamo perdere. Qua mancano delle cose che non ho. Però dici Poli, mi hai detto 30, però qua sono 20. Noi abbiamo preso la classifica, abbiamo tolto 4 che sono belli per quella classifica e abbiamo inserito 4 belli che stavano bene per in questa noi. Classifica. Sì. Possiamo dire per noi o forse per quindi altri. Noi dobbiamo dire i o meglio, al contrario, le bombe sono i 4 che hai inserito te? E tu mi devi dire i 16, ovviamente a turno, che sono dentro la classifica. Che secondo il sondaggio fatto da Pokémon Company ufficiale, sono all'interno di quella classifica. Quindi io ti faccio sta domanda, Pardo, di questi Pokémon, secondo te quale? Dico Charizard, saranno i 30. Mi confermi Charizard? Nel senso, io non ti devo dire dei Pokémon che non sono dentro quella classifica dei 30. No, mi devi dire che sono dentro. Ah, sì. Quelli ufficiali. Se secondo te Charizard è in quella classifica, mi dici Charizard. Sì. Charizard c'è. Io vi darò, perché questa è stronza, anche un'informazione. Charizard in quella lista era 18esimo. Oh, yeah. Quindi c'era una bella forbice sopra e sotto. Ora, ufficialmente io, paura. Se non ricordo male... Ricorderai male? Era altissimo Greninja. Sì. Greninja c'era in quella classifica, quindi 50 punti ti li prendi. Se con altissimo intendi 16esimo, allora era altissimo. Ma non era primo in quella... Forse io mi ricordo di aver letto fosse... Anch'io mi ricordo primo. Vero? 16esimo. Sì, perché era il momento del cartone... Ribadisco, sì, febbraio, scusami, di 2021. Io due call avevo safe, erano ovviamente... Anche io ce l'avevo, andiamo, cioè, ero sicuro fosse lui. Signor Creepy, no. Mi esploda. Oh, Lucario è difficile che non ci sia, però ti dico Gengar. Lucario, mi dici che è difficile che non ci sia, però ti dico Gengar. Mi confermi Gengar, quindi? Gengar, sai, dai, sì. E questa è la prima delle tante inculate che prenderete in questa classifica. Incredibile, io non ce la posso fare. Incredibile. No. E te l'avrei detto io, guarda, grazie. Questa è la prima delle tante che prenderete. E io ho detto, sarà un'inculata, Lucario o Gengar? Io non ho parole, ma... Ci arriviamo. Perché se... Vabbè. Pardini! Mimikyu. Dici. Bene, in Giappone. Dici, te l'ho dato prima e di nuovo una bomba? Infatti questa volta è safe. Il signor Mimikyu è abbastanza amato? Se con abbastanza, come sempre, intendiamo 19esimo. Quindi direi abbastanza poco amato. Si è interrotta la canzone. Sì, perché è un loop di 20 minuti, poi riparsi in maniera brusca. Non ho fatto l'editing, abbiate pazienza. Andiamo a Edoardo, però. Io ho una paura. Allora... Ti dico... Bulbasaur. Per quale ragionamento mi dici Bulbasaur, se posso chiedere? Perché in Giappone non capiscono un cazzo di niente se Gengar non è in questa classifica. Io ti dico che per tanto così ti va bene, perché Bulbasaur è safe ed è 27esimo. Quindi un po' capiscono, visto che è proprio in fondo. Un po'. Poi non c'è Gengar, quindi lasciamo perdere. Si torna dove tutto è iniziato, Creepy. Io sto guardando intensamente quel Wismur e mi sto chiedendo... No, infatti non ha senso. Una palla con gli occhi tutti confusi. Senti, ma che però cazzo seguiamo è? Il flow. Io ti ho detto che Lucario c'è, Gengar. Dammi sta bomba su Lucario, facciamo ridere il pubblico. Lucario, vai. Dici, vogliamo dimostrare due volte la follia? Sarebbe assurdo se non ci fosse Sarebbe Lucario. Sarebbe incredibile. E infatti Lucario c'è. Eccoci. E Lucario è... Aspetta, se Bulbasaur... Era 27esimo, Lucario è 29esimo. Ah, beh. Dici, perché? Buttalo via. Mica è bello, no? Tra gli ultimi. Pardo. Si sta dipingendo un ritratto malato, forse, di come hanno votato i giapponesi. Come, scusami? Pikachu. Domanda o affermazione?
Pikachu. Pikachu, Pikachu. Pikachu è safe, ragazzi. È safe, Pikachu. Anche perché, figurati, Bulbasaur non c'è Pikachu. Settimo. Potrei fare una cazzata. 5 volte Lucario, 4 volte Lucario. Edoardo. Avevo letto da qualche parte che Flygon fosse il preferito di un disegnatore o di uno sviluppatore. Ah, quindi il ragionamento che hai fatto, visto che è preferito, loro l'hanno votato. Se magari sono di parte, Flygon. Confermato. Sì. Il tuo ragionamento non so dove l'hai preso, non può essere. Flygon, infatti, è decimo. Ricordami chi l'ha fatto sto sondaggio? The Pokémon Company, sui loro canali social. Sembra... Ma sui loro canali social? No, è loro. Sì, in Giappone. Non è un inside job loro. No. Votiamoci, siamo fantastici. No, i giapponesi Pokémon Company. Ora, si googlate, poi alla fine troverete tutte le info. Io mi sono salvato quelle che vi servivano a voi, quindi. Popolo giapponese. Come ragionerebbe un giapponese? Me lo dica lei, perché io te posso dire. Perché ovviamente Eevee è un'altra mascotte. Ci hanno fatto un gioco. Ci hanno fatto un gioco su Eevee. Però magari è lì per sbaglio, no? Vai, Edo, se vuoi, vai. Al volo, no. Ok, vai. C'è un altro. Vabbè, l'ultimo elenco dopo. L'ultimo elenco. Quando finiamo questo, e non metterlo, magari. Esatto, sì, chiama. Però l'Axre. Sì. Non c'è un ragionamento dietro. Non c'è un ragionamento, dici è proprio figo e basta. Non ce l'ho un ragionamento. Allora potrei dirti Eevee perché è mascotte, ma a sto punto potrebbe essere un'inculata. Vai di Luxray. Chill, safe Luxray. Safe. Vai. E spacca la classifica a metà perché è il quindicesimo. State sparando un po'. Io ti giuro che se c'è Whismur. Ma sai che secondo me. Se c'è Whismur in allora dimmelo dopo. O non dirmelo. No. Io ti dico. Ti dico Eevee perché volevano cambiarlo come mascotte da Pikachu, quindi secondo me se lo fanno è perché è amato. È veramente un ottimo ragionamento, che è anche giusto. E poi vabbè, forse quasi alla pari di Pikachu, però è giù in classifica, eh. Eevee posso, è 21. Che... A sti cazzi giapponesi, quant'è che ce ne mancano due, giusto? Vi mancano 3 bombe. Aumentano di ogni elenco le bombe. L'ho detto prima. Ma sono 4? E il prossimo saranno 5. Vai. Ci sono troppi Pokémon a palla. Spell, Piplup è a palla, Whismur è a palla, Marill è a palla, Chandelure è a palla. Perché gli piacciono le palle a sti cazzi giapponesi? Quindi? È vero, c'è uno sfondo tondeggiante in queste leghe. Allora, io mi ricordo, magari mi ricordo male, ma mi ricordo che quell'aborto di Emolga c'era. E a me Emolga fa schifo al cazzo. Confermi Emolga? Conferma Emolga. Emolga fa schifo a entrambi, Edo. E oltre a noi anche ai giapponesi. Godo. Almeno perdo i punti onorevolmente. Meno 300 per Edo. Senti, almeno perdo i punti onorevolmente. Il giro. Secondo me nella vita ci vuole coraggio. Coraggio di dirti Whismur. Lo fa? No, ci credo. Whismur, mi dici? No. Il più grande... Bait, quello che nessuno pensava che... Io gliel'ho detto a Filo, ma guarda che qualcuno ci casca. Ed è safe, Whismur, creepy. No. Sapevo che sarebbe successo. Che posizione è? Terzo. Whismur è undicesimo. Mi spieghi perché. Due volte più Lucario. Zio. Più di Charizard. Gengar non c'è neanche, attenzione. Ma guarda che c'è ancora un po' da approfondire qua, c'è qualche elemento da vedere. Pardini sarà il prossimo a doverlo scomporre questo elenco. Glaceon è un Evolution e loro ci fanno le seghine sull'Evolution. Sempre per il ragionamento di Eevee, dici, un po' siamo lì. Sì. Evolution. Ti dico. Tanto ormai arrivati qui Era un bel ragionamento quello di Eevee, applicarlo a Glaceon porta a casa un altro... Turno safe, 50 per Pardo, ogni volta i punti vengono dati, non ve lo dico ovviamente, tanto c'è la chat che fa. Edo, 2 bombe e 5 giusti. Non può essere. Pare che lo riprendo. Vado di nuovo con la copia di Pikachu, The Den. Dici, Pikachu sì, Emolga sì. Emolga no, forse The Den sì. Sì. The Den è il primo della
classifica di... Ci sta, è bello The Den, ragazzi. Dovrebbe esplodere anche tu adesso, speriamo che la trovi, eh. Prego. Allora, qui il ragionamento è molto semplice ed è molto metagame. Cioè, tu hai già messo come bomba un Pika Clone. Sarebbe assurdo metterne due, no? Qui c'è Meryl, che è un Pika Clone, che però non ti sto dicendo, cioè, attenzione. Vi state aggrappando a questo per ragionare, perché dici tanto è andata a puttane con quella categoria là, quindi ragiono sul... Secondo me è molto più facile ragionare sulla psiche di chi ha creato il gioco che su quella dei giapponesi. Questa è una teoria, secondo me, efficiente. Vedendo le risposte, non posso che darti ragione. Allora, io ti dico... Ma sì, Meryl ce l'aveva anche Cetra su Pokémon Heart Gold, ce l'aveva nell'anime... Meryl, dai. È quello che si presenta sempre. Si presenta sì, sempre. Dai, ma poi è carino. Anzi, Salutava sempre. Ma no, che lo tirano fuori dalla Pokéball i professori all'inizio. Hai ragione, all'inizio anche di Heart Gold. È amatissimo, no? È amatissimo, è amatissimo. Non è in questa lista. Eccoci. Non ci credo. Eh già, ragazzi, uno tra questi è falso, gli altri sono veri. Un'altra falciata, purtroppo. Impossibile negli non prendere i 50%, purtroppo. Signor Francesco Pardini. I Pokémon di Vera. Come si chiama? Vabbè, Pivi. Nell'anime c'è Piplup. Vai. Piplup. Piplup c'è. Molto semplicemente io ti dico che c'è. Ed è ovviamente il 12esimo. Edo. Questo è difficile. Detto Ardo. Vado su quello. Presumo meno papabile. Quindi tu Sableye. Pensi... Sableye, confermi? Confermo Sableye. Diamond Eyes. Sì, ed è assurda sta classifica. Perché se in prima c'è The Den, in terza c'è Sableye, sì. Terza posizione no. Sableye. Grappo! Bene. Qui la situazione è molto semplice. Poi, allora, molto d'accordo con te. Dragonite è lì al centro. Secondo me è lì con un giubbotto con dentro della dinamite. Pronto a dirti. Spill è molto carino. Spill è molto carino. Come però scusami, è praticamente identico a Meryl. Chandelure ci hanno fatto del merch su Chandelure. Però Chandelure è di quinta gen. Non è che abbiamo venduto molto quei giochi. Però. Ma che cazzo di ragionamento sta facendo l'uomo? Completamente. Che ne sai? Distruggendo. Magari tutto. È. Magari invece Chandelure prende bene perché Spettro non c'era Gengar. C'era Sableye però Spettro. Sfil è la risposta? Vai, sì. Togliamo via il dente del dolore. Sfil è safe. Bardo, lanciami questa moneta, dai. Vado lanciamo... in bagno, posso? Sì, sì, vai, tanto poi. Lanciamo questa moneta, dai! Ai due, io non... Cioè, secondo me non c'è paragone. Cioè? Però, siamo, cioè, chiaro. L'iconicità della prima gen, ma... Questi hanno messo The Den primo e Sableye terzo. E non c'è Gengar. Quindi c'hanno la... C'hanno la zuppa di Miso in testa, questi. Sì, mi sa che proprio anche in lore, peraltro, rispetto... Non è per un discorso di anagrafico, perché vedete nel 21... Quindi ci sta che non ci siano tanti di prima, a parte Charizard e Pikachu e Eevee, perché non... Ok. Quindi la risposta non ho capito qual è? Non la so. Ah, ok. Ah, non me l'hai data. Non posso fare il bait del bait. Zio, state aggirando i copioni, cioè così non è... ma per la bomba, però sai, in diagonale, un'altra bomba... Ha ragione Creepy. Quindi? Dragonite c'ha giubbotto, quindi ti dico già... A vedere, Sai cosa? Secondo me il tuo ragionamento sull'anagrafe non è male. Quindi mi confermi Chandler. Su Greninja. Cioè, non mai messo Blastoise, non mai messo Venus. Un conto, cioè, se lo faccio io ti dico 30 di prima gen. Mi confermi Chandler? Tu non ne hai prese di bombe fino in questo round, sì. Forse ho presa una prima. Ho preso stare prima a prendere la prima, mi sembra. Che dici? Comunque, ne ho presa una, c'ho 3.600. Anche se ne prendo un'altra, sto a 3.300. Quindi non c'è problema. Beh, è un 55. Cioè, io di cuore ti direi la facessi. Io ti direi Dragonite, ma. Cioè, non devi ragionare come fai tu. Tu mi hai confermato Chandler. E parlo, io ti dico che tu rimani a 3.600 perché Chandler è giusto. Ovvio, vedi quel bastardo di Dragonite. L'ultima bomba era proprio il signor Dragonite che indossava. Com'è? Che ore sono? 23:15. Abbiamo un elenco, abbiamo finito. Abbiamo chiuso. Okay. Vediamolo questo ultimo elenco. 4.000 euro masse.
Sì, certo. Mica ne vuole molto. Vai, ancora Chandelure. Allora, qui abbiamo dei Pokémon. Questa, secondo me, posso dire, per finire con un po' anche di memoria e ricordi, abbiamo deciso di finire quasi facile, ve lo giuro. Di questo elenco, 5 sono intrusi. E, ok, 5 sono intrusi. Di questi 5, voi mi dovete dire i 15 che sono stati, anche solo per una battaglia, nel team dei rivali dei giochi Pokémon, compresi il primo gioco e Bianco Nero 2. Quindi la forbice è fino a Bianco Nero 2. Quindi, Gli allenatori, ora darvi i nomi, vabbè, li conoscete quali sono i rivali, il vostro rivale naturale, no? Dei giochi. Bianco-Nero 2? Bianco-Nero 2, fino a Bianco-Nero 2. Rivali. Siamo rivali. Ok. Rivali, quindi talvolta i rivali, vabbè, non diciamo altro. Dobbiamo dire quelli che erano nel team. Quelli che sono stati nel team... Anche solo per... Esatto. Anche per una battaglia. Le bombe sono i 5 che non sono in team di rivali fino a BV2. Okay. Esattamente. Quindi, allora, Edo, io... mi dici... Me la gioco safe, mi ricordo solo... Wailmer. Aspetta, giusto, mi fanno anche un'osservazione, cioè... In alcuni giochi c'è anche il post-game, cioè il post-endgame, con tornei o altro, quello è escluso. Storia. Stiamo parlando della storia, quindi anche dalla prima battaglia. Dal laboratorio anche. Vabbè, lo posso dire perché fino alla tanto non ci Lega, sono. Se vogliamo. Non ci sono gli starter per ovvie ragioni, perché se ovviamente gli starter sono per forza, no? Certo. Quindi quando lui prende lo starter, poi ne accompagna un altro Pokémon. Voi mi dovete dire quelli che accompagnano. Mi ricordo Wailmer, battaglia sotto alla pista ciclabile. Wailmer, battaglia sotto pista ciclabile. Puoi dirmi anche il gioco, sebbene non serva. Rubino, Zaffiro, Smeraldo. Wailmer, battaglia sotto pista ciclabile, indossato nel team di Brandon e Vera. Cazzo, che punti è? No, sono 50, comunque, per cazzo. Crappo. Ti dico, perché anche qua sono sicuro, Torkoal. E se vuoi ti dico battaglia opzionale con Vera / Brandon a Ferruggipoli Early Game. Una delle battaglie più impossibili. Va bene, ha fatto tutto lui, quindi non aggiungerò altro se non dare 50 punti a Creepy, obiettivamente. Che cazzo devo aggiungere? Io ti dico invece Lucario, perché ce l'ha qualcuno in XY di sicuro, dei rivali. Perché è fantastico. Lucario. Vai. Meno 300. Sì, sono fortissimo! E sai chi ce l'ha, Pardo? Sì. Ce l'ha Ornella, quella della mega evoluzione. Non è una rivale, però. Quella che lo fa poi. Ragazzi, mi è andata di lusso prima un dragon. Sì, dai, vai. Ci sta, dai. Ma comunque c'hai un edge, quindi. Edoardo. Sto guardando, ma non mi vengono in mente. Dai, ma qualcuno è una call. È che adesso siete in tensione da prima, e quindi non osate neanche su quelli che vi sembrano safe. Sono un attimo in tilt. È l'ultima, e dopo abbiamo finito. Non ci sono giochi segreti o altro. Quindi, poi li ricorda a Pardo che è solo fino a Bianco e Nero 2. È vecchio ed è tardi. Eccoci qua. XY. Mi ricordo quella copattina, infatti un coglione. È Ornella. Unlucky. Unlucky. Oh, giuro. Non cazzo, c'ho. Allora, potrei. Ho paura. Munchlax. Sì. Vedo un'affermazione da parte di Creepy che forse era un suo pick. E io ti dico che Munchlax c'è. Ed è nel team di Barry. In un momento dove c'è Munchlax. Creepy si torna. Non è nemmeno contro di te quel momento, se non sbaglio. Oddio, non me lo ricordo esattamente. Il Monte Corona nella lotta in bocca. Io, va bene. Qui Creepy è il mio copione, quindi mi affiderò a lui poi a chiedere. C'è questo? Non me lo ricordo. E. Nemmeno io. E Tropius. Tropius! Vuoi dirmi anche quando? Era Porto al Ghepoli, Rubino, Zaffiro, Smeralda. Forse solo Smeralda. Uno, due e una tre. Preso. Uno dietro anche l'altro. Rubino, Zaffiro, anche Rubino, Zaffiro. Oddio, sicuramente Smeraldo, però va bene, è stato nel team di un gioco, quindi a posto così.
Bardo. Schitti mi sembra ci sia, ce l'abbia la tipa quando siamo veramente bassi di livello. A inizio game. Sì. No. E abbiamo già trovato due bombe. No, ma dai, ma vaffanculo, ma davvero? Ah, ma tutte vecchie, ah. Ma c'ho il metal detector, c'ho. Ah, non c'è in questo elenco. Beh, non c'è l'evoluzione in questo elenco, quindi ve lo posso dire. Ha dei catti, ma non ha mai schitti. Lino ha del catti, vero, cazzo? Ecco, non, ma non hanno mai schitti. Abbiamo fatto la merda, ragazzi, abbiate pazienza. Vero. Minchia, si riduce l'edge qua, eh. C'è ancora un importante vantaggio, però. Sarebbe un sorpasso all'ultima curva. Edoardo. Qua si vede che Pardini skippa completamente la storia. Te lo giuro, ho i buchi. Non mi ricordo più. È normale, obiettivamente è normale. Buchi, Lui ne ha due di buchi, questo è sicuro. Ne ha trovati due. Sì. Vabbè, dai, sono solo ma tre. Vuoi vedere che... Che sono due bombe vicine. Ma sarebbe una follia. Wingal. Però gioca col fuoco, ci si scotta, Edo, ci si scotta. Ma non questa volta. No, questa volta. Non mi ricordo avessi detto magari nelle fasi iniziali quel pelicano di merda. Creepy? Sneasel. Anche quando? Silver, via Vittoria. Non so se anche la battaglia della Torre Radio, ma sicuramente la via Vittoria. È arrivato anche Capino. Paolo ad assorbire questa lore buttata fuori da Creepy. Paolo, tutto a posto? Vuoi dire la tua? Non penso gli interessi. Paolo, vaffanculo, via. Pardini, Francesco. Scusate, stavo rispondendo alla mia donna che mi fa: posso usare il fono? Vai, amore. Sì, beh, non penso che si offendano i rivali, insomma. È la corrente, no? Chiedo il ban del fono. Si esplode come Xioder col forno. Io ho un ricordo vago. Non riprenderemo più. Ho un ricordo vago di Senseless. Che ce l'abbia blu. Un ricordo vago di Senseless che ce l'abbia blu. Senti, se ho preso la terza bomba non è possibile. No, il ricordo non è vago, il ricordo è completamente corretto. Signor Senseless è safe. Ed è esattamente quando lo trovi, ovvero quando lui è il campione. Ed è il tuo rivale a tutti gli effetti, ovviamente. Mi verrebbe da dire. Cosa diresti? Ho preso Wingal, che potrebbe essere in una fase iniziale. Non lo fa evolvere il coglione? O la cogliona? La linea evolutiva? Peliper? E talvolta forse rimanere in call con me è servito. Peliper è safe. Qua è la conoscenza dell'estro. Prima ha visto Ditto a schermo, ha detto: ma vaffanculo, adesso gioca così. Ha detto: per fortuna è finito il quiz, se no avrebbe smurfato malissimo con questa mentalità. Ricominciamo, Creepy. Pokémon nero e bianco, tutte le lotte, Lipard di Komor. Tutte le lotte, Lipard. Vabbè, lui proprio va diritto su quelle che sconosce, quindi mostriamolo. Ma non sono più tante, ti dirò. E comunque intanto abbiamo tankato. Pardo. Rapidash? Domanda o affermazione? Boh, vado sulla prima gen, che sono quelli che mi ricordo un po' meglio. Quindi affermazione, Rapidash. Mi sembra che blu c'abbia Gary, però cambiavano un po' a seconda di quello che prendevi versione. Vai Rapidash, vai. La tua memoria ti inganna? Ma Spezza. Cadi comunque in piedi, perché ce l'ha Barry. Non c'entra... ha tolto peraltro un pick safe di Creepy, mi sembra capito. E adesso si torna a Edo, che sta lì a dire: mo vediamo che cosa si sarà inventato. Figli, la bomba è una. Tre bombe ci sono qua. Altre tre ci Appunto. Sono. Altre Dai. Tre bombe. Non può proprio... essere, ce n'erano troppi di terzo. Qua alla gola, va. Proprio ogni risposta è un respiro. Dai, è bello come i ragionamenti talvolta siano sbagliati, ma cadete giusti. E quando il ragionamento è giusto, cadete sbagliati, però... È fatto apposta per fuorviare, ovviamente. Secondo me è un gigabait quello. Gigabait?
Boh. Quanto avremo Gigalit. Mi confermi Gigalit, Gigabait, Gigalit? Gigabait, Gigalit. Per associazione, perché era l'ultimo che hai sentito dire. Easy. Ce l'ha il signor Comor. Mi avete ciulato tutte le pic. Bene. Non ne ho più. E adesso giochiamo alla pari, bastardi. Crappo. Chi cazzo ce l'avrà Flygon, se qualcuno ce l'ha? Chandelur, ce l'avrà qualcuno? E puoi farlo per tutti, però, questa cosa è creepy, quindi non so se... sì. Allora, io ho un nome, non mi ricordo chi ce l'ha tra Comor e Bell, se ce l'hanno. Ok. O se ce l'ha addirittura Tony Nero 2 Bianco 2, a costo di sbagliare ti dico Mienfu. Mienfu, a costo di sbagliare. È l'unico nome che... È la tua chiamata. E io ti rispondo a costo di sbagliare. Eccoci qua, incredibile. A costo di sbagliare, Mienfu. Ce lo usiamo inventato di noi. Nonostante abbia cose che sono lì. E quindi andiamo avanti, compadrini. Perché sento doppio? Ogni tanto ritorna, ma easy. Non lo so. Chandelur, perché prima andava bene, vai. Squadra che vince. Squadra che non vince. Si cambia. Safe. Chi ce l'ha? Chandelur ce l'ha. Bell. Pensa, io ho scritto Bell. Che cazzo è Bell? Nero e bianco. Io, quella della bestia. Wikipedia è... Va bene. Avanti. Magari sembrerà il più. Sembrerà il più? Magari sembrerà. Magari il più. Io provo con il vero bestioso bestia, Tyranitar. Io sono stupito di come non me l'abbiate detto subito, Tyranitar, che è nel team del campione del rivale della Lega Pokémon di Rosso. Quando tiene il Pokédex nazionale, lui amplia il team. Ma non è post-game quella roba? Teoricamente la Lega è ancora tutta... Cioè, la Lega completa... La Lega completa la termini lì. Intendo il post-game, intendo forse altro scouting, altro su Rosso Fuoco. La seconda Lega, oserei dire che fa sempre parte della storia principale. Perché c'è storia dove lui si potenzia, tu vai a casa di loro e lei, insomma... Sembra... Quindi, cioè, contano anche quelli? Vabbè, a parte che conta solo... Ok. Sì. Ma fa parte della storia principale. Noi abbiamo visto i rivali, skippando ovviamente le parti Wikipedia definisce come tali, quindi io così. Sai che non ne ho proprio idea. Due left. Due left. Non hai proprio una memoria di nessuno di questi? Sto riflettendo, ma... Uno mi aspettavo fosse una tra le bombe... Cioè, tra le risposte più, forse... Immediate? Non so, penso io, ma perché... Grazie al cazzo, ho giocato tre giochi Pokémon. Non mi ricordo... mi ero affrontato recentemente lì, no? Non penso che abbia Breloom. Ti dico... Però la sparo sperando di smetterla di beccare bombe a spam ogni volta che la sparo senza saperla al 100.000%. E ti dico, forse in prima gen Magneton qualcuno ce l'aveva. Forse in prima gen Magneton qualcuno ce l'aveva. Però non ho mai giocato le prime gen. Poco fa ho fatto proprio questo riferimento. E Magneton è safe perché ce l'ha sia Lino su Smeraldo. Che pensa a te, che non me lo ricordavo. Silver. Ce l'hanno in oro e argento. Gen, creepy. Per dire. Cioè, non hai giocato le prime gente? Una volta pochissimo. Giusto per... Avrò una run sulle prime gente. Pardini. Eccomi. Sono due bombe e un safe, quindi le percentuali non giocano a favore, però... Usa folli. Dimmi, amore. Il phone? Sì. Non li riprenderemo mai. Prego. Uso. Potrebbe essere l'ultima risposta, se mi dai quella giusta, e poi possiamo tutti andare a farci un sonno. Dico... Breloom, perché mi sembra, non lo so. Terza, cioè, su quelli che ho giocato di più, e quindi mi devo fidare della memoria.
E pareva, brutto finire adesso. Infatti, Brelom non ce l'hanno. Hanno Shroomish. No, ho preso tutti io. Prese. Ne hai presi un bel po'. 2009. Però non cambia troppo le carte in tavola. Edo. Sono un grande. Vabbè, dai. Hanno vinto tutti il 50 finale finora, no? Mi sembra. Pardo l'ha vinto una volta. Cribi l'ha vinto una volta. Se Pardini non si ricorda. Cioè, diceva o Camerat o Brelum. Io ti dico. Camerat. Non so quanto è bene fidarsi di me in questo gioco perché. Mi dici Camerat? Ti dico il cammello. Anche se non me lo ricordo, onestamente. Quindi questa risposta è matematicamente game over. Perché tu puoi beccarla quella giusta e finisce, o la bomba e finisce. Sì. E io ti dico che terminiamo con i fuochi d'artificio allora. Bomba. Perché Camerupt... Ce l'aveva Flygon? Flygon ce l'ha... Tony. Lo sapevo che era di Tony. Scritto, non lo so, sapevo 100%, era l'unico che non, di cui non sapevo il team. Di cui non mi ricordavo. Amici miei, abbiamo chiuso. Spostiamoci nella schermata finale, dove peraltro avevamo messo a caso i vincitori erano Maseo, ma per lo script, per la battuta. Sblocchiamo le camme e anche cortesemente la soundtrack della finale. E vabbè, che ho abbassato a 1000, mettila a 45 per cortesia, Enrico, poi quando riesci. Vabbè, Edo si gode gli attimi di gioia, ovviamente. Io prima di festeggiare il vincitore vi dico che è un po' Liquid Show, ragazzi. Non definisce neanche per errore il giocatore più bravo o il conoscente più bravo di Pokémon. Anzi, c'è... Va bene. C'è un'importante dose. Va bene, c'è un'importante dose di fortuna. E mi sento di dire, non per, per come contentino, che Creepy purtroppo abbia sfigato molte bombe che forse avrebbero preso qualcun altro esattamente. Ho anche, preso solo le card ID di cui non avevo assolutamente idea. Assolutamente d'accordo. Beh, io muso legna in cascina con i versi, Sì, sì, cioè, tu hai carriato lì. Ma i versi l'hai smurfata. Hai carriato lì. I versi, sì. Guardo, come... GG, bravo, è peraltro quello che mi ha detto. No, io non vedo l'ora di giocare, arrivare ultimo così fa anche meme. Quando in realtà addirittura poi mi vince questo episodio 1. Mi sono divertito un bordello. Sono molto contento, però proprio la domanda che volevo farvi e... Io mi sono divertito un sacco. Io guarda, una settimana, ora no, ma guarda, tanta roba. Ah, ok, beh dai, sono contento, vi siete divertiti. C'è uno spam di tue emoticon giustamente in chat che oserei dire lasciamo fare e godere di questa vittoria. Io, prima di ringraziare voi ospiti che mi avete dato il vostro tempo, che è più prezioso di tutti, ringrazio chi... No, io non ti ho dato il mio tempo, tu mi devi 4.000 euro. Cioè... allora, adesso ci organizziamo in prima. Ringrazio in primis chi mi ha permesso di fare questo, quindi economicamente, che sono state le persone che si sono abbonate e che mi hanno già permesso... Grazie per i vostri soldi, molto gentili. Tanto di pagare un episodio 2, che ci sarà già, con ovviamente giocatori diversi. Io inoltre dico che un episodio finale, cioè con i vincitori degli episodi, se dovessero arrivare, ci sarebbe. Quindi Pardo, magari fra 6 mesi, 8 mesi, sarà una finale dove ci sei tu, il vincitore del secondo e il vincitore del terzo. Però 4.000 euro. Via. E vabbè, quindi ci mettiamo d'accordo eventualmente. E quindi in primo chi si è abbonato e ha supportato 8 mesi fa questa cosa. Secondo, chi mi ha reso la possibilità di scrivere questo, Filo, lo scrittore, il regista Enrico che ha mosso il mouse a mio modo, chi ha realizzato le grafiche, ovvero Smookie, la Matrix che ha prodotto sti tool per ste cose, mi ha aiutato a scrivere, Tullis, tutte le persone che ci hanno lavorato dietro a questo progetto del Polyglot Show edizione 1, cioè primo episodio di Pokémon, mi sono completamente bloccato. E poi ringrazio voi tre che mi avete dato il vostro tempo. Vabbè, ho affittato Edo mentre gli altri me l'hanno regalato. Spero. Perché sennò devo mettere 10.000 sub per il prossimo, perché non ci arriverò mai. Sennò se devo pagare ogni volta 3 ore di creator. E poi, vabbè, le veramente tante, perché io l'unico momento in cui ci tengo a guardare quante persone guardano questi eventi, le quasi 5.000 persone per tutte queste 3 ore che hanno voluto vedere questo episodio a tema Pokémon. E ringraziando voi. E ringraziando gli abbonati domani, perché sono troppi, quindi non li ringrazio adesso, anche perché adesso stacco. Ringraziando chi ha aiutato. E ci vediamo all'episodio 2. Fra tipo 2 mesi, perché col cazzo che adesso lavoro a queste cose. Auguro alla stream. Queste cose? Alla community in chat. E vai ancora, coriandoli. È un loop di 30 secondi. La quarta volta, coriandoli. E ripartiranno, eh. E beh, aspetta. No, beh, non mi dicono mai che lo faccio. Se volete dire qualcosa voi... vi siete divertiti, lo rifarei gratis, per esempio, Edo, sarebbe bello sentirlo.
o anche una cosa del genere. Se insomma vi siete divertiti, spero di sì, spero sia valsa la pena di ste settimane che vi ho rotto i coglioni settimana, perché ero un po' il cazzo, perché ci tengo sia fatte bene. Quindi se non avete niente da dire, io vado in chiusura e poi possiamo dire tutte le parole bannabili che non abbiamo detto fino adesso. Scappa la cacca, Poli. Questa non è una parola bannabile, però. Niente, basta. Chat, è stato un piacere, grazie agli ospiti, grazie a chi ci ha lavorato. Tutti, grazie di specialità, ciao ragazzi. Un bacione, vabbè, i feedback me lo diranno nei commenti chi sta vedendo l'episodio su YouTube. E al prossimo episodio, alla prossima live. Vabbè, i canali dei giocatori, di chi ha giocato, sono in descrizione se siete su YouTube, ma penso che si conoscono, insomma, questi nomi, direi. Un bacione enorme. Vabbè. Ah, ecco, sai cosa ho fatto? Non ho fatto una schermata di fine. Quindi, sapete come chiudo? Chiudo con la schermata di pre-live. Quindi con il press start per iniziare. E sai, per fare in modo che Edo non rompa i coglioni, mi muto pure su Discord, così non puoi dire un cazzo. Coglione. Vabbè. Sta laggando tutto. Mi sta laggando. No, sì, non vale. Mi sa che non dai, sul finale il lag non vale. No, la sta laggando tutto. Niente. È finita. Non riesco a mutarmi. E stacchiamo tutto. Ciao ragazzi, alla prossima. Sì, dai, ma dimmi te, ma che sfiga. Cazzo, ma non mi dai il mouse. Sparami nel culo. Poli, tutto non funziona, dai, più niente. Tutto morto. La minchia, Poli. Non funziona più. Non so come chiudere la live, ragazzi. Non riesco a premere termine la diretta. Non... Dai, Enrico, lagga tutto. Non fa il mouse, Enrico. Lo sto scherzando, non è un meme.